Tutti, sono le 10. Inizierei. Vi do il benvenuto, vi ringrazio per la partecipazione a questo workshop organizzato da APRE grazie al progetto BioVoices in collaborazione con il Cluster Spring. Il collega sta caricando la presentazione perché vuole essere anche una presentazione interattiva. E come vi avevamo scritto nell'email, vorremmo che utilizzaste il vostro smartphone collegandovi al sito www.menti.com. Potete inserire subito il codice perché renderemo interattiva tutto il workshop, quindi tutta l'ora e mezza, cercando di raccogliere le vostre domande, i vostri commenti durante le presentazioni di tutti i relatori, in modo tale da poter poi discutere insieme a voi e raccogliere le vostre idee, i vostri suggerimenti. Abbiamo pensato a questa tematica, la bioeconomia come risposta alla crisi economica determinata dal Covid-19, perché è una realtà. La crisi economica è già tangibile e la bioeconomia potrebbe essere una risposta. E vorremmo capire con alcuni esperti se lo può essere veramente. E infatti con noi, nell'introduzione di questa mattinata, Commissione europea, dal Knowledge Center for Bioeconomy, abbiamo il professor Fabio Fava dell'Università di Bologna, che è il nostro rappresentante italiano al programma Horizon 2020, che è il programma che finanzia la ricerca e pronto? Buongiorno, mi sentite? Matteo Sabini di sì, io APRE. sono Mario, mi C'è stato un senti? attimo un piccolo problema con la connessione di Chiara. Sì, ciao Mario, buongiorno. Ok, Avevamo perfetto. cominciato e c'è un attimo, un secondo solo, che la nostra collega ha avuto un attimo un piccolo problema con la connessione. Ritorniamo subito in linea. Stiamo comunque facendo la presentazione diciamo, dell'evento di oggi e dell'importanza di discutere di questo tema in un contesto del genere, che vede insomma, l'emergere di un'importante crisi economica e oggi vogliamo appunto capire come la bioeconomia può fornire delle risposte a queste situazioni di crisi.
Lo faremo con gli esperti che abbiamo chiamato, ci sarà una piccola un'azione di introduzione al tema dove il professor Fabio Fava, il dottor Andrea Camia e il dottor Mario Bonaccorso ci daranno tre spunti per poi portare avanti la discussione nella tavola rotonda. All'inizio ci sarà appunto questi tre interventi, rifletteranno tre prospettive diverse, quella europea del GRC, quella italiana e anche europea che può portarci il professor Fava e poi la visione, l'intervento del Spring grazie al dottor Bonaccorso. Un secondo solo che proviamo a vedere se Chiara è in linea, altrimenti proseguiamo. Chiara? Ok. Allora, io direi di andare avanti. Intanto facciamo una breve presentazione del progetto BioVoices. Allora, il progetto BioVoices vuole mettere attorno allo stesso tavolo, far dialogare i rappresentanti, gli stakeholder, diverse categorie. Ci basiamo sull'approccio della quadrupla elica e quindi vogliamo che i rappresentanti del mondo della ricerca, i policy maker, i rappresentanti dei cittadini e le imprese parlino tra loro e affrontino la discussione sulla diffusione dei prodotti bio-based e parlando di che possono essere i benefici, gli impatti sociali, economici e ambientali. Per fare questo abbiamo strutturato la forma in cui gli stakeholder possono discutere e stiamo anche organizzando una serie di eventi come quello di oggi in cui i vari rappresentanti degli stakeholder possono discutere e lo facciamo anche da qui prima di cominciare la discussione, prima di dare la parola agli esperti, vi chiederei a tutti di prendere il vostro cellulare e di andare al sito menti.com utilizzando il codice 897393. In pratica vi chiederemo in questa prima fase di rispondere ad alcune domande per capire un po' quel pubblico che abbiamo di fronte e quelle che possono essere dei primi input che poi possiamo dare ai nostri relatori. Allora, la prima domanda è appunto cerchiamo di capire a quale categoria appartenete e dovreste vedere sul vostro telefono, adesso anche sullo schermo, le varie opzioni. Allora, dovreste avere, in pratica entrando su menti.com, 93, dovreste poter accedere a quattro opzioni. Forse c'è qualche problema. Provo a far ripartire. Ok, adesso dovreste vedere le varie opzioni. Quindi vi chiederei di votare a quale categoria appartenete.
vediamo che c'è comunque una preponderanza del mondo della ricerca oggi. Abbiamo più, come vedete, più di 150 partecipanti e insomma abbiamo una grande partecipazione da parte dell'impresa, della ricerca, c'è anche una buona rappresentanza dell'impresa e abbiamo una decina di rappresentanti della pubblica amministrazione. Un rappresentante della finanza, abbiamo messo, diciamo, anche questa opzione perché è sempre più importante il ruolo che svolgono gli investitori in questa tematica. Allora, passerei alla seconda domanda, nella quale vi chiediamo a quale area siete più interessati. Abbiamo tre opzioni. Secondo soltanto che fronteggiamo un qualche problema di connessione. Eccola qui. Se siete più interessati a quelle che sono le attività nell'area rurale, costiera e urbana. Nella nostra giornata abbiamo provato a chiamare nella tavola rotonda a far partecipare rappresentanti che potessero rappresentare queste tre aree. Poiché hanno, come dire, ognuna di queste aree ha delle opportunità diverse e alcune di queste, pensiamo ad esempio alle aree costiere, all'ambiente marino, rappresentano delle aree non ancora pienamente sfruttate dalla bioeconomia. È interessante, come dire, il maggior interesse e ovviamente possono offrire una serie di opportunità che la Commissione europea in prima persona sta cercando di sfruttare appieno. Passiamo alla seconda domanda, andiamo invece su quelli che sono i settori della bioeconomia, abbiamo sia le fonti di produzione primaria, ma abbiamo anche quelle che sono dei settori di trasformazione. Ovviamente qui avete la possibilità di votare di dare più preferenze. Diciamo che al momento il settore che più interessa è quello agroalimentare e tra i settori di produzione primaria pesca, acquacoltura e agricoltura sono al momento i preferiti, quelli che vanno per la maggiore. Abbiamo anche un grande interesse per i biocombustibili e anche per la chimica, che ovviamente è uno dei settori, il settore principale più importante per quanto riguarda la trasformazione delle risorse, insomma, per la valorizzazione dei residui. Rimane un po' dietro quello che è la filiera del legno, della carta e così come la fonte di produzione primaria legata alle foreste. Andiamo sull'ultima domanda e poi passiamo la parola ai vari relatori. Quindi in questo caso vi chiediamo di scrivere, non di scegliere una delle aspettative rispetto all'incontro di oggi. Qui potete inserire delle brevi risposte. Secondo soltanto che il sistema. Ecco qua. Adesso dovreste poter scrivere. Solitamente in questi eventi servono per conoscere, diciamo, un po' quello che sta succedendo nel mondo della bioeconomia e
appunto nuove idee, c'è anche una possibilità di confrontarsi. Oggi siamo, diciamo, tanti partecipanti, al momento siamo circa 260 e cercheremo, se il sistema ci funziona, di provare a dare la parola a tutti tramite Mentimeter. Interessante la questione della visione strategica per il futuro, che appunto vedrete poi all'interno della discussione, cercheremo di anche buttar giù qualche iniziativa futura, qualche attività che potremmo mettere in campo. Direi di passare subito la parola ai relatori. Considerate che vi informo che l'evento è registrato ed è attualmente in diretta su Facebook, e poi daremo la possibilità di rivedere l'evento, e utilizzeremo tutti questi spunti per poter poi, alla fine, diciamo, nelle ultime fasi del progetto, per poter anche disegnare una serie di raccomandazioni da condividere con la Commissione europea. Ok, io do subito la parola al dottor Andrea Caimè, JRC, che ci darà un po' quella che è la visione europea sulla bioeconomia. Prima di passare la parola, ricordo agli speaker che a circa 7 minuti a testa, voglio ricordarvi che in tempo potete scrivere le vostre domande nello spazio question and answer Zoom. Dottor Caimè, a lei la parola. Sì, grazie. Mi sentite? Pronto? Sentite? Sì. Okay. Sì. Procedo. Dunque, io buongiorno a tutti. Quindi sono Andrea Caimè del Joint Research Center della Commissione Europea. Inizio col dare alcuni numeri, magari, sulla bioeconomia in Europa. Parliamo di 18 milioni di posti di lavoro, 2.300 miliardi di volume d'affari, 620 miliardi di valore aggiunto. Questi sono dati al 2015, sono i dati che sono pubblicati nell'ultima strategia della European Bioeconomy Strategy. Questi numeri comprendono i settori della produzione primaria, quindi agricoltura, foreste, fisheries, aquaculture, comprendono l'agroalimentare, il tessile, le filiere carta e legna, quindi i settori più tradizionali, e poi i settori più specializzati, avanzati di bio-based chemicals, pharmaceutical, plastics, biofuel, che sono settori, diciamo, a valore aggiunto e produttività. Quindi questi numeri un po' dipendono anche dalla scelta che abbiamo fatto nell'inserire o meno alcuni settori, e potrebbero essere anche modificati qualora intendessimo nella bioeconomia includere anche, per esempio, la ristorazione, che comunque fa parte della filiera agroalimentare in qualche modo. In questo momento questi numeri non comprendono questo, così come non comprendono, ad esempio, l'indotto dei servizi ecosistemici, che sappiamo oggi essere also anche considerati. Scusate, io sono abituato a presentare in inglese, per cui in italiano mi scappano ogni tanto delle parole in inglese, non è per anglofonia, ma faccio un po' di casino, ma così. Quindi questi numeri, come dicevo, sono quelli del 2015. In termini fisici, diciamo, parliamo di 1.200 milioni di tonnellate di biomassa, di sostanza secca, che viene usata ogni anno. Di questi 1.200 milioni di tonnellate, circa 200 arrivano dalla circolarità, quindi arrivano da riciclo, recuperi, cascading use dei processi produttivi, mentre 1.000 derivano dalla produzione primaria, infatti. Questa sostanza secca viene usata per più della metà, 52%, per consumi alimentari, diretto e indiretto. Un quarto sono per materiali, un quarto per bioenergia. Per quanto riguarda i trend, la bioenergia è in forte ascesa, un terzo, 32% in più negli ultimi 5 anni. I materiali anche sono un po' in ascesa, 5% in più. L'alimentare è più o meno stabile. I bio-based chemicals sono molto in progressione, più 50% in 5 anni, ma in realtà usano lo 0,1% della biomassa, quindi dal punto di vista dell'impatto sulle risorse
naturali è veramente poco, ma dal punto di vista economico chiaramente sono settori molto importanti. Ecco, questi sono i numeri per inquadrare la bioeconomia a livello europeo. Sappiamo che c'è stata una revisione della Bioeconomy Strategy del 2012, una revisione nel 2018. Questa Bioeconomy Strategy nuova aggiorna, quindi la precedente che era incentrata molto su ricerca e sviluppo di biotech, quindi Advanced Bio-Based Products, e questo è un momento, si considera diciamo maturo, molta parte della ricerca è arrivata a un buon stato di livello di maturità e quindi è il momento veramente dell'uptake, l'upscaling su scala industriale di molti dei processi, pur continuando chiaramente la ricerca e lo sviluppo che è essenziale. I 5 obiettivi originali vengono ribaditi, quindi mitigation, climate change, energy security, food security, la gestione sostenibile delle risorse naturali e competitività e lavoro. Il concetto di bioeconomy viene espanso, e diventa più inclusivo, comprende adesso la value chain nel senso più ampio, incluso anche, come accennavo prima, i servizi ecosistemici, quindi la gestione sostenibile delle risorse naturali, quindi tiene conto quindi, anche dei servizi ecosistemici, include nella definizione dell'economia anche tutto ciò che si basa su processi biologici, quindi non solo la biomassa, l'uso della biomassa per sé, ma anche i processi. Maggiore attenzione alla produzione primaria, agli aspetti più locali della bioeconomy, che deve essere fair, inclusive, sostenibile e circolare. Quindi nella bioeconomy strategy viene elaborato un action plan, un piano d'azione, che raggruppa le azioni in tre grossi capitoli, che si rivolgono, se vogliamo, ai tre pilastri della sostenibilità. Quindi c'è un capitolo che riguarda che più prettamente l'economia, che è quello veramente dell'upscaling, rafforzare e upscaling il settore bio-based, unlocking gli investimenti e i mercati. Un gruppo di azioni che invece si rivolge più agli aspetti sociali, se vogliamo, dove si intende sviluppare quello che gli aspetti più locali della bioeconomy, quindi attenzione alla produzione primaria, supporto alle regioni, supporti locali e anche training. E poi un terzo pilastro, diciamo, che è quello dell'ambiente, dove si intende migliorare l'understanding e capire meglio quali sono le ecological boundaries, i limiti ecologici della bioeconomia e quindi tutta una parte che riguarda anche lo studio, il knowledge base, lo studio e il monitoraggio della bioeconomy. Questa terza parte di azioni, questo terzo capitolo di azioni, vede il GRC protagonista. Noi coordiniamo due di queste grosse azioni su enhancing the knowledge base. Ora, la bioeconomy strategy quindi è stata lanciata nel 2000, ottobre 2018, siamo già 2 anni, diverse azioni sono già chiaramente in corso, è arrivato nel frattempo il Green Deal. Green Deal è un nuovo, sappiamo che è un tema importante nell'agenda politica della nuova Commissione europea, e la bioeconomy è considerata strumentale per gli ambiziosi obiettivi dell'European Green Deal, partendo dal target della neutralità climatica, quindi i nuovi ambiziosi obiettivi di riduzione dei greenhouse gas, la decarbonizzazione dell'industria, la decarbonizzazione dei sistemi energetici, l'abbassamento delle emissioni appunto per il settore dei trasporti, ma anche per il settore del food system e quindi l'attenzione anche al natural capital e agli ecosistemi. Quindi la bioeconomia è veramente considerata strumentale. E il Green Deal quindi è un tema che nonostante la crisi attuale, ma ancora di più per la crisi attuale, più che mai attuale. E non deve farci dimenticare questa crisi pandemica che ci sono altri grossi problemi globali che rimarranno, ci sono e rimarranno anche dopo. Quindi la nostra attenzione deve essere comunque anche focalizzata, non dimenticare questo. E la nostra società dovrà cambiare, sappiamo questo, ma in questa fase una grande attenzione deve essere posta al percorso da intraprendere. La bioeconomia sicuramente la vediamo come protagonista di questo tema.
Io con questo ho concluso questa overview. Spero di essere stato nei tempi. Sì, grazie mille, dottor Camia, molto interessante. Grazie per aver dato un inquadramento di quello che è la bioeconomia a livello europeo, aver lanciato alcuni temi che poi verranno discussi diciamo durante questa giornata. Do subito la parola al professor Fabio Fava, rappresentante dell'Università di Bologna, rappresentante italiano nella Societal Challenge 2 di Horizon 2020 e nello Strategy Group della BBIJU, che ci darà un po' l'inquadramento della problematica anche a livello nazionale. Grazie. Bene, buongiorno a tutti voi, grazie per l'introduzione, grazie in particolar modo per l'invito ad essere con voi quest'oggi. Cercherò di integrare l'intervento molto efficace del dottor Camia, davvero molto efficace, menzionando, dando qualche nota sulla bioeconomia nel nostro paese, come questa è stata, almeno sulla base delle prime evidenze, influenzata dall'epidemia e sul ruolo che la bioeconomia potrà avere nella ripresa, appunto, del nostro paese. Intanto la bioeconomia italiana poggia su tutti quei settori che sono stati menzionati, più abbiamo aggiunto, anche se più recentemente, un pilastro rilevante che riguarda molte attività importanti che hanno luogo all'interno delle nostre città. Peraltro, visto che c'è una presenza molto importante di interlocutori interessati a questo tema. Bene, nella nostra bioeconomia abbiamo incluso anche il trattamento, per esempio, delle acque reflue, la valorizzazione dei fanghi, il recupero di fosforo e altri cosiddetti nutrienti, fibre, ma anche la valorizzazione integrata della frazione organica, che stiamo raccogliendo sempre più nelle nostre città, ma anche dei rifiuti organici in senso più ampio, quindi produzione di metano, composti e anche compost che ben conosciamo. È un pilastro importante, volumi importanti di materiale, materiale che impatterebbe sull'ambiente e che verrebbe quindi in questo modo valorizzato, smaltito efficacemente e valorizzato, e poi è un passaggio molto importante che garantisce circolarità alla bioeconomia, peraltro generando materiale che può essere utilizzato per riportare carbonio prezioso ai suoli. In Italia tutti questi pilastri fanno 330 miliardi di euro ogni anno, circa, ovviamente, e 2 milioni di posti di lavoro. Sono numeri leggermente superiori a quelli che normalmente la Commissione JRC menziona per l'Italia, proprio perché abbiamo inteso aggiungere questo pilastro di cui parlavo. L'Italia ha una strategia per la bioeconomia avviata nel 2016 e presentata nel 2017, rivista un anno fa. Le priorità sono sicuramente l'interconnessione dei settori che compongono la bioeconomia, creare catene di valore più lunghe e più radicate sui territori, maggiore circolarità, più attenzione alla biodiversità e alla rigenerazione di aree marginali. Ne abbiamo molte, aree rurali, costiere e industriali dismesse. Ovviamente più efficienza, sostenibilità, ma anche qualità dei prodotti. Molte di queste priorità sono quelle poi citate dal dottor Camia, perché centrali ovviamente della strategia europea. Questo percorso è stato avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visto 4 ministeri coinvolti, le 21 regioni, l'agenzia di coesione, i cluster tecnologici nazionali e in prima fila, sempre molto collaborativo, quello Chimica Verde Spring, che oggi coorganizza l'evento, ma anche AgriFood e il cluster Blue Growth. I dati, i documenti sono sotto i siti della Presidenza del Consiglio, dove è attivo un gruppo di coordinamento in questo momento, composto dagli attori citati, dai rappresentanti degli attori citati più Svimez, e il compito è quello di facilitare l'attuazione e l'implementazione della bioeconomia nel Paese. Che cosa ha comportato purtroppo questa emergenza sanitaria?
nei vari ambiti della bioeconomia. Sono solo prime evidenze, diciamo, raccolte consultando un po' i primi referenti dei settori. Sicuramente c'è stata una drastica riduzione delle attività annesse al settore forestale. La pesca e l'acquacoltura stanno soffrendo un po' soprattutto della poca prevedibilità anche del mercato e delle sue necessità. La produzione primaria a terra, quindi vegetale ed animale, ha perso molto poco, ma è vulnerabile perché il grosso degli operatori, il grosso dei lavoratori è straniero e in particolar modo viene da paesi peraltro non europei, quindi con regolamentazioni particolari. Le aziende di trasformazione hanno perso pochissimo, sia quelle sul food che le altre che si interessano di bioplastiche e altro, mentre è stato molto colpito il settore, per esempio, della ristorazione catering, che è ovviamente un settore molto importante, anche perché poggia molto sul turismo, in aggiunta a tutto il resto, e questo ovviamente, come potete capire, impatta molto in questo momento. Come andrà soprattutto il ruolo che la bioeconomia potrà avere nella ripresa del nostro paese? È chiaro che non è semplice esprimersi, non sappiamo quando e come questa ripresa avverrà, e speriamo ovviamente molto presto, ma insomma è ancora da verificare, e ovviamente non conosciamo, anche per queste appunto incertezze sui tempi, gli equilibri internazionali in cui questo accadrà, i nuovi equilibri. È chiaro che l'Italia esporta molto dei suoi prodotti, come sapete, quindi gli equilibri internazionali sono importanti. Io sono convinto che la nostra bioeconomia sarà resiliente, fa prodotti di qualità noti da sempre in tutto il mondo, è la prima in Europa come prodotti GDP, DOP, è la prima in biodiversità, è la terza in fatturato, ma è seconda in ricerca e innovazione sui fronti come quelli appunto dei finanziamenti europei, che sono altamente competitivi. Ma soprattutto sono convinto che sia resiliente perché è finemente calata sui territori, finemente integrata sui territori, sul nostro territorio, che è pieno di risorse e di opportunità. Concorrerà, secondo me, in maniera importante la nostra ripresa, garantendo intanto cibo di qualità, sicuro da un punto di vista sanitario non solo, e per tutti. Continuerà ad essere competitiva sui prodotti bio-based, i biocombustibili, ce lo diceva il dottor Camia, ambiti che sono in rapida ascesa, in rapida crescita in Europa. E qui siamo molto competitivi e continueremo ad esserlo. E tutto questo, più cibo e più prodotti, comporterà di riflesso una valorizzazione più attenta delle risorse biologiche che disponiamo e quindi una maggiore rigenerazione forestale delle aree rurali, delle aree marginali, costiere, e queste porteranno nuovi posti di lavoro e lavoro di qualità. La rigenerazione poi della biodiversità, che sarà associata a questo, potrà aiutarci a prevenire anche nuovi rischi epidemici simili. Questo è mai scritto e riportato da molti giornali internazionali. Ci aiuterà a ridurre l'inquinamento. La gestione, dicevo prima, molto efficace dei rifiuti organici, la produzione di prodotti biodegradabili ci aiuterà a mitigare la CO2, i mari, le foreste hanno un ruolo determinante in questo, e naturalmente questo ci aiuterà anche a mitigare di nuovo un po' questi rischi, perché sembrerebbero abilitanti, l'inquinamento sembrerebbe abilitante su questo fronte. Serve digitalizzazione, resilienza sia sicuramente degli animali, piante, nuovi modelli di business e secondo me molta formazione, perché tutta questa emergenza che ci obbliga a strategie nuove da un punto di vista della sicurezza anche sanitaria, ma anche della digitalizzazione, necessitano di maggiore formazione degli attori che giocano su questi fronti, e tutto ciò, oltre che darci una forza nella ripresa, ci può permettere di iniziare a implementare in maniera sapiente il nostro Green Deal, il Green Deal
di cui parlava il dottor Camia prima, che ovviamente l'Italia deve attuare e implementare. Grazie. Ti ringrazio, professore, perché insomma, stiamo entrando nel vivo di questa discussione, sei sceso in quello che è la realtà e le problematiche e anche già come potrebbe rispondere la bioeconomia e che la bioeconomia è presente. Io, insomma, noi saremo qui in campo per continuare questa attività, la formazione che tu hai sottolineato è estremamente importante per poter dare accesso anche a nuove figure al mondo del lavoro che deve essere sicuramente ristrutturato e su questo secondo me Mario Buonaccorso del Cluster Spring può cominciare a anche lui buttare qualche altro semino. Ti lascio la parola, Mario. Sì, grazie mille Chiara, grazie davvero per l'invito e complimenti per questa iniziativa che il Cluster Spring sta organizzando. Credo che sia un momento importante di confronto, un primo confronto. In questo senso vi prego anche di prendere il mio contributo. Perché credo che in questo momento sia importante davvero, come diceva il professor Fava, è difficile fare le previsioni, però in qualche modo cominciare a riflettere sulle origini anche di questa crisi in cui ci troviamo tutti quanti coinvolti e quali sono le prospettive da questo punto di vista per quello che riguarda il cluster Spring, certamente per il mondo industriale, ma il cluster mette insieme tutti gli stakeholder della bioeconomia in Italia, quindi le università, le imprese, i cluster regionali. Io credo che sia utile partire da una valutazione. Anche negli interventi precedenti si è fatto riferimento al tema del cambiamento climatico, al tema dell'inquinamento. Noi sappiamo, insomma, oggi affrontiamo una crisi sanitaria molto forte, ma ci sono già alcuni studi molto interessanti che legano l'emergere di questa crisi a alcuni fenomeni legati poi al cambiamento climatico, che sono la deforestazione, l'urbanizzazione, un certo tipo di agricoltura, di zootecnia molto intensiva. E ci sono anche studi, come ricordava il professor Fava, che in qualche modo associano alla diffusione del virus alla presenza di particolato nell'aria, quindi l'inquinamento, e non sarebbe un caso che proprio aree come Wuhan, dove il virus è originato, ma la pianura padana, da cui anch'io parlo perché sono collegato da Milano, e la stessa area londinese o l'area newyorkese, beh, in queste aree l'inquinamento favorirebbe una diffusione del virus, ma non solo. Chiaramente queste sono aree dove le patologie respiratorie sono maggiori, il caso di Milano, dove già in età infantile moltissimi bambini, stando a questo a proprio delle stime fatte dai medici di famiglia, dai pediatri, soffrono di bronchite asmatica o comunque di patologie legate alle vie respiratorie. Allora siamo di fronte ad una crisi che in qualche modo, credo questo sia un concetto importante, ci sono molte università collegate, ridà una nuova un ruolo, diciamo, di protagonista alla scienza, così come la crisi del coronavirus non è un cigno nero perché era prevedibile. Noi da tanto tempo diciamo che c'è un problema di cambiamento climatico e insomma ci sono ancora quelli che negano addirittura il cambiamento climatico, ma di fatto questa crisi, diciamo, ci consente in qualche modo di ridefinire quelle che sono le posizioni in campo. E sia la crisi, diciamo, del coronavirus, la crisi sanitaria, sia la crisi che deriverebbe dal cambiamento climatico, ne abbiamo avuti alcuni casi rispetto, non so, a fenomeni atmosferici come Katrina negli Stati Uniti, sono due crisi fisiche, a differenza di un'altra crisi che noi abbiamo vissuto in tempi recenti, che è stata una crisi finanziaria, quella del 2008, dove probabilmente bastava semplicemente iniettare nel mercato quella fiducia che era venuta a crollare. Allora, chiaramente questa crisi sta avendo un impatto molto forte sull'industria, per quello che ricordava il professor Fava,
sollevando anche qui un concetto importante già sottolineato, quello della resilienza, ma l'impatto oggi sull'industria è stato soprattutto in termini di crisi di liquidità e interruzione delle filiere, nonostante molte delle imprese e delle attività che rientrano nei confini del cluster Spring siano in quei codici Ateco che hanno potuto continuare la propria attività produttiva. Però problema di liquidità molto forte e problema appunto di interruzione della filiera in moltissimi casi. Che cosa si è verificato poi? Si è verificato una, in alcuni casi, una riconversione anche dell'attività produttiva. Una riconversione dell'attività produttiva che ha portato alcune imprese a produrre disinfettanti. Ne abbiamo un caso che sarà poi ospite della tavola rotonda, relatore della tavola rotonda, che è la Clariant, che sta utilizzando il bioetanolo per fare disinfettanti, ma anche la Novamont che sta fornendo il Mater B per fare le mascherine. Ci sono poi altre attività in corso per la realizzazione di kit diagnostici e anche una cosa interessante, l'utilizzo di alcuni biochemicals, quindi di intermedi chimici derivati da biomassa, che da quello che mi è stato detto sono utilizzati anche in alcuni farmaci oggi testati per la terapia anti-Covid. Quindi sicuramente, diciamo, un'industria della chimica verde italiana o attiva in Italia che diciamo diventa anche protagonista in questa fase di crisi molto, molto forte. Ci sono però alcuni temi, insomma, che credo sia interessante sollevare per la discussione della tavola rotonda. Da una parte, altro elemento che ci risulta, c'è una grande, diciamo, crescita dell'utilizzo del packaging alimentare per diversi motivi. Pensate che in realtà della grande distribuzione che facevano consegne online, penso ad una famosa catena presente nel nord Italia, è passata dal 2% di consegne con l'online al 30%, e la consegna online significa maggiore packaging. Naturalmente questo packaging, dal punto di vista di chi si occupa di bioeconomia, dovrebbe essere sempre di più orientato ad un tipo di packaging sostenibile e quindi con biomateriali biodegradabili, compostabili. Ma dall'altra parte, l'altra cosa che stiamo vedendo è un incremento molto forte di prodotti monouso. Pensiamo alla mascherina. Oggi la mascherina, per quello che diciamo almeno risulta a me, a Milano è così, finisce nella raccolta indifferenziata. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe una possibilità in termini di bioeconomia circolare per capire come evitare che questo prodotto monouso possa andare a finire in questo tipo di raccolta grazie allo sviluppo di nuovi biomateriali. Ma c'è un altro tema, direi, che dobbiamo comunque considerare nella discussione, che è quello che riguarda il prezzo del petrolio, mai insomma così basso, che potrebbe in qualche modo favorire ritorno al fossile, soprattutto in una condizione di crisi in cui qua stiamo misurando come dover ripartire. In un'economia, le previsioni per quella italiana sono, sapete bene, di un crollo del PIL per quest'anno che va dall'8% nelle previsioni più ottimistiche a superiore al 10%. Allora ci sono dei punti che l'industria della chimica verde, la bioeconomia, l'industria della bioeconomia può porre come proprio punto di forza. Sicuramente il tema della sostenibilità, per l'auspicio, come sollevava sia il dottor Camia che il professor Fava, che la ripartenza sia fatta in una logica di maggiore sostenibilità, perché in qualche modo questa crisi ci fa capire che è il modello di sviluppo che va cambiato totalmente. E cosa ci offre la bioeconomia? Ci offre una filiera corta, e questo è molto importante in un momento in cui bisogna sviluppare resilienza di fronte ad una crisi. E faccio un esempio molto importante di un settore che veniva menzionato prima come facente parte della bioeconomia, che è quello della carta. Fino al 2004 l'Italia importava la cellulosa dall'estero. La capacità di sviluppare processi di riciclo dell'utilizzo della carta ha reso la nostra industria cartaria indipendente dalle esportazioni dell'estero. Pensiamo che l'80% degli imballaggi oggi in Italia viene riciclato, e quindi diventa carta da macero che si può utilizzare negli impianti.
Naturalmente, nella logica del Green Deal più volte sollevata, diventa importante poter implementare politiche che supportino poi lo sviluppo maggiore del settore. Nel caso sempre della carta, impianti che possano favorire l'utilizzo di questa carta da macero. E sapete, già prima della crisi c'era tutto il problema legato al prezzo di questa materia prima seconda per la chiusura del mercato cinese. Quindi insomma ci sono dei punti che sono di forza intrinseci nel nostro settore che oggi possono diventare un grande strumento per ripartire grazie a investimenti nella sostenibilità e nella bioeconomia circolare. Sapendo un'altra cosa, credo che debba essere sollevata, che noi parliamo nel nostro settore in prevalenza, ci sono sì grandi imprese, imprese anche leader, ma poi questo è un tessuto fatto da piccole imprese, in alcuni casi abbiamo anche delle startup molto innovative che sono quelle che stanno soffrendo di più in questa fase proprio per i temi che dicevo prima dell'accesso al credito e della liquidità. Quindi grande opportunità, davvero secondo me dal punto di vista oggi bisogna rilanciare il Green New Deal e collocare sempre di più la bioeconomia circolare all'interno di questo movimento che deve riguardare tutta l'Europa, sapendo però appunto quali sono i nostri vincoli, diciamo, legati dal contesto. Noi come cluster abbiamo proprio recentemente lanciato un sondaggio tra tutti i soci per capire quali sono stati gli impatti maggiori, quali sono anche oggi le attività a cui si sono riconvertiti, che si vogliono riconvertire, e cosa serve per poter diciamo crescere in quest'area. E poi da sempre, e questo lo sapete bene voi insomma che gestite e che state coordinando questo progetto BioVoice, voi sapete che l'anno scorso a Mantova, in occasione della giornata nazionale della bioeconomia il 23 maggio, abbiamo proprio cominciato a mettere insieme il modello della bioeconomia circolare legandolo anche a un tema che oggi, di cui si discute molto oggi, che è il tema della mobilità urbana. E quindi insomma legando il concetto di bioeconomia, prima la professoressa Fava faceva riferimento all'utilizzo dei rifiuti, voi sapete la nuova strategia europea punta molto sull'utilizzo del rifiuto organico per la creazione di bioraffinerie urbane, davvero questo diventa una prospettiva molto interessante di sviluppo per il nostro paese per ripartire da qua e per creare ricchezza e dare una prospettiva che sia una prospettiva sempre industriale all'interno di una filiera che mette insieme diversi settori produttivi che sono quelli che compongono la bioeconomia e che ci dia la possibilità di generare posti di lavoro in un momento di crisi come questo molto molto forte per l'Italia e per l'Europa. Credo di essere stato nei tempi. Sì, perfetto, grazie Mario. Hai lanciato tantissimi semini, ti ringrazio. Mi sembra molto interessante anche per tutto quello che viene con la tavola rotonda, perché nella tavola rotonda abbiamo una serie di relatori che risponderanno a delle domande specifiche. Adesso vi spiego un attimo come abbiamo pensato, quindi come prosegue questa tavola rotonda. Chiedo quindi ai relatori, comunque della parte introduttiva, di restare con noi se possibile e di aiutare domande. Eventualmente mi girate la prossima slide con i prossimi relatori della tavola rotonda, abbiamo proprio delle idee che arrivano dal contesto urbano, quindi anche da un progetto che è stato finanziato dalla Commissione Europea questo Res Urbis del professor Maione, Università La Sapienza, che adesso io non è un progetto che conosco, ma insomma potrebbe aiutarci a dare degli spunti su questo punto. Abbiamo il professor Morone, sempre di Sapienza, Unitelma, con il progetto Sarpro Bio. Abbiamo con noi Michael Tesch di Clariant, che è l'azienda di cui vi hai già citato, Alessio Bonaldo dell'Università di Bologna con il progetto New Tech Acqua, Cinzia Vismara di Maeco Tessuti, ci ha scritto ieri sera tardi che aveva un impedimento personale questa mattina, ma andava proprio nella direzione che tu dicevi di riconvertire l'azienda anche temporaneamente alla produzione di mascherine. L'azienda è tutta incentrata nella produzione
produzione di tessuti da canapa e hanno cominciato a produrre le mascherine in canapa. Sofia Mannelli di Itabia, quindi l'Associazione Italiana Biomasse, che ringrazio per la partecipazione. Come funzionerà quindi questa tavola rotonda? Insieme al collega Matteo Sabini gestiremo quindi le domande, ma queste domande sono aperte e quindi pronti con il cellulare tutti i partecipanti, che sono veramente tantissimi, anche live su Facebook. Siamo a 300, più di 300 partecipanti, questa cosa mi fa molto piacere, ma anche perché io credo che sia veramente una tematica rilevante in questo momento, dare idee e poi a queste idee cercare modalità di supporto con successive eventuali raccomandazioni sia verso il governo, anche grazie al professor Fava, attraverso il professor Fava, e alla Commissione europea. Come funziona? Scusate, quindi via con il cellulare, potete anche voi mandare commenti, suggerimenti e altre domande attraverso Menti, www.menti.com, con il codice che vi diamo, che vi abbiamo già dato e che vi daremo tra un attimo. Quindi lancio, eccoci, lancio la prima domanda alla tavola rotonda. Chiedo insieme alla prima domanda ai relatori della tavola rotonda, logicamente, anche di fare una breve presentazione di se stessi e della loro organizzazione e del progetto europeo. La prima domanda è: nell'attuale contesto di crisi economica, quali sono le opportunità concrete che la bioeconomia può offrire nel breve periodo alle imprese? Quindi diciamo, rilanciamo un attimo quanto è già stato provato a buttare sul campo dei relatori dell'introduzione anche ai relatori della tavola rotonda. E inizio logicamente dal primo relatore, che è il professor Morone. Per Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Mi senti? Eccoti. Sì. Ciao. Ciao. Buongiorno, ciao a tutti e grazie per l'invito. Molto interessante questa prima parte, ho molto apprezzato gli interventi di chi ha preceduto questa tavola rotonda, e che hanno fatto un quadro molto, molto interessante. In realtà molte delle cose che io su cui io vorrei soffermarmi sono state già puntualmente riferite da Fabio Fava, da Mario Bonaccorso, da Andrea Camia nei loro tre interventi introduttivi. Quindi, come dire, questo è un elemento positivo, perché fa capire, come dire, che guardiamo tutti quanti più o meno alle stesse cose e nella stessa direzione, sostanzialmente. Abbiamo una chiave di lettura della crisi Covid-19 in rapporto alla transizione auspicata verso una bioeconomia, alla quale a me piace sempre aggiungere la parola circolare, molto simile. I punti, diciamo, anzitutto va bene, diciamo, rispetto la richiesta di Chiara e faccio una breve introduzione su di me e sul progetto, che in realtà oggi proprio giunge a conclusione, oggi 30 aprile giunge a conclusione il progetto Star Pro Bio. Io sono Pier Giuseppe Morone, insegno politica economica a Unitelma Sapienza, che è l'università telematica della Sapienza, e ho, come dire, come ambiti personali di ricerca e di interesse quelli chiaramente della bioeconomia circolare. In particolare però mi piace guardare agli aspetti della transizione, agli aspetti sociali ed economici della transizione, essendo io, diciamo, un economista. E quindi, diciamo, la coniugazione degli aspetti tecnici e tecnologici con quelli sociali ed economici è per me, diciamo, un elemento di particolare interesse. Nell'ultimo periodo poi ho avuto, diciamo, ho il piacere di collaborare come consigliere economico con il ministro Costa, quindi ho acquisito, come dire, una prospettiva dall'interno delle istituzioni in rapporto al problema della bioeconomia, e devo dire che è particolarmente interessante vedere poi che cosa sta succedendo in questi giorni concitati e complessi all'interno delle istituzioni, proprio in rapporto alla necessità di un cambiamento, di una ripresa che però sempre da più voci viene vista necessariamente unita ad un cambiamento di passo. Quello su che, diciamo, per venire alla domanda, dunque,
che cosa si può fare, che cosa può fare la bioeconomia nel breve periodo. In realtà, secondo me, la bioeconomia ha una prospettiva non tanto di breve periodo, ma ha una prospettiva più di medio e di lungo periodo. Perché? Perché è un cambiamento radicale che ci deve portare verso un modello più resiliente, come diceva giustamente Fabio Fava e ha ripreso Mario Bonaccorso, un modello più resiliente, un modello, come dire, che ci consenta di mantenere un livello di benessere senza però esporci a tutte queste vulnerabilità che stanno venendo fuori con prepotenza e con insistenza in questi giorni. Che cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente una cosa, che se noi pensiamo a quello che è successo in questi ultimi 50 giorni, cioè da quando sostanzialmente abbiamo avviato questa esperienza collettiva di lockdown e di distanziamento sociale. Bene, sicuramente abbiamo osservato che in tutto il mondo, e questi sono dati per esempio dell'European Environmental Agency, in tutte le città, le più grandi città del mondo, c'è stato, dove c'è stato appunto il lockdown, c'è stato una significativa riduzione del particolato, il PM10, il PM2.5 e così via. Non sappiamo se esiste un nesso di causalità tra, come dire, la presenza di particolato nell'atmosfera delle città e il tasso di diffusione del Covid. Quello che sappiamo, come diceva giustamente Mario, è che sicuramente c'è una correlazione forte, e una correlazione che ci fa pensare appunto al fatto che la maggiore vulnerabilità del sistema respiratorio di questi soggetti, come dire, diventa un elemento che aggrava l'elemento, diciamo, del virus e ne amplifica la capacità distruttiva e di portare poi alla morte. Quindi stiamo studiando la causalità, l'eventuale causalità, sicuramente sappiamo che c'è una correlazione. Becchetti, un mio collega con il quale collaboro anche al Ministero dell'Ambiente, ha pubblicato un lavoro recentemente, ha avuto anche una certa eco sui giornali, che appunto mostra come utilizzando i dati sul PM2.5 e sul PM2.10 questa correlazione è forte ed è statisticamente significativa in tutte le varie, diciamo, declinazioni delle analisi statistiche che loro hanno fatto. Ieri proprio mi confermava che da uno studio, diciamo, da un affinamento di questo studio, il risultato rimane e viene fuori con ancora più forza. Quindi c'è questo elemento di correlazione. Abbiamo visto tra l'altro che appunto c'è stato in tutti i paesi un abbattimento, in tutte le città e grandi città, un abbattimento del livello di inquinamento atmosferico. Abbiamo visto, ad esempio, mi dicevano che nel comune di Roma è stato osservato una riduzione del 30% dei rifiuti solidi urbani. Ed un miglioramento nella capacità di differenziare. Perché sto dicendo queste cose? Sto dicendo queste cose per farci capire che, come dire, è possibile in pochissimo tempo, modificando i nostri comportamenti, avere un impatto enorme sull'ambiente, avere un impatto enorme in termini di sostenibilità del nostro sistema. Però è evidente che il modello del lockdown e del distanziamento sociale non è un modello di comportamento, quelli che noi chiamiamo behavioral model, che può essere compatibile con un benessere collettivo. Però ci fa capire che modificando i nostri comportamenti abbiamo un impatto immediato, la risposta dell'ambiente è immediata. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo trovare un punto intermedio tra queste due situazioni estreme, quella prima del Covid-19 e quella che stiamo vivendo adesso nell'isolamento forzato nel quale ci troviamo. Cioè dobbiamo sostanzialmente definire un nuovo modello, e questa è la risposta che la bioeconomia circolare può dare. Cioè ci può aiutare a definire questo nuovo modello, che riesca a tenere insieme un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'ambiente, che aumenta la resilienza sistemica e diminuisce la nostra vulnerabilità, con benessere collettivo. Quindi non dobbiamo rinunciare al benessere, ma dobbiamo renderlo compatibile con tutto quello al contorno.
Grazie per Giuseppe per questa prima introduzione e prima risposta a alcuni punti sicuramente molto interessanti, specialmente quello che riguarda la produzione di rifiuti. E passo però velocemente la parola al professor Maione di Sapienza, che so che è online. Sì, buongiorno. Professore? Sì, mi sentite? Eccolo, eccolo. Buongiorno, professore. Ho messo un po' a attivare microfono e videocamera. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio in prima cosa l'invito a partecipare a questa interessante iniziativa. Ho già partecipato. Si può avvicinare un pochino al microfono? La sentiamo un po' lontana. Sì, grazie. Avevo già avuto occasione di partecipare anche ad altre iniziative del progetto BioVoices, in particolare a Roma. Quindi apprezzo molto la possibilità di dire la mia anche su questa. Come è stato già richiamato con grande, diciamo, importanza sia dal professor Fava che dal dottor Bonaccorso, come uno dei pilastri della bioeconomia in Italia va a cercare di introdurre il tema della valorizzazione dei rifiuti organici, in particolare dei rifiuti urbani. Io sono qui presente, penso, proprio perché ho avuto l'esperienza di coordinare un progetto europeo con nome Res Urbis, che si è concluso pochi mesi fa. Il progetto era proprio dedicato alla possibilità di valorizzare lo scarto organico di origine urbana, dove nello scarto organico è prevista non soltanto la valorizzazione del rifiuto, della frazione organica, della raccolta differenziata del rifiuto municipale, ma anche i fanghi di depurazione delle acque integrata di quelli che possono essere le matrici organiche che possono essere valorizzate all'interno di un contesto urbano. Sono un docente universitario, sono un docente di impianti chimici, il mio mestiere è fare ricerca e sviluppare la ricerca verso l'innovazione, quindi non posso che portare in particolare l'aspetto di quella che è l'esperienza che può venire dai progetti europei. Mi fa molto piacere che il dottor Bonaccorso ci abbia evidenziato quanto la scienza in questo momento ci sembra un assetto vitale della nostra società e come alla scienza ci affidiamo per decisioni molto importanti che impattano quotidianamente sulla nostra vita. E quindi in questo senso non posso iniziare richiamando ancora una volta che qualsiasi soluzione vogliamo oggi implementare nel breve periodo, dobbiamo mai perdere di vista che dobbiamo continuare a fare ricerca e sviluppo pensando invece al medio e lungo periodo della innovazione nella nostra società. Molte delle cose che mi ero appuntato volevo dire ho dovuto depennarle mano a mano per le eccellenti introduzioni degli speaker che mi hanno preceduto. Parlando di rifiuto urbano, se andiamo a guardare anch'esso un elemento della continuità della nostra vita in questi giorni, è una di quelle filiere a livello di come può essere stata l'agricoltura per la produzione della bioeconomia primaria, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani è rimasto, così come la depurazione delle acque, è rimasto un settore che abbiamo dovuto mantenere aperto perché è un settore fondamentale della nostra attività. E quindi certamente oggi guardando al rifiuto non come un problema ma come una risorsa da cui ricavare prodotti utili, un primo aspetto che riprendo brevissimamente è quello della resilienza. A me, ragionando sul coronavirus, ha molto colpito la fragilità delle filiere tecnologiche, diciamo, di un sistema estremamente globalizzato come era questo, ma è quello in cui noi siamo abituati a vivere. So come mezzo molti di voi mi sono stupito tantissimo che in Italia non si producesse neanche una mascherina e come si producessero pochi dispositivi medicali per ad esempio per l'assistenza alla respirazione o anche kit diagnostici, su cui certamente abbiamo una grande presenza, una grande capacità, comunque non bastasse. Allora la resilienza di un sistema che è più vicino al territorio, che ha una filiera più corta, che trae le risorse dalla produzione primaria o dagli scarti o dai rifiuti e produce prodotti di indubbia utilità e di uso quotidiano, è certamente qualcosa che
possiamo immaginare che sia più resiliente di quelle che sono le fluttuazioni enormi che abbiamo visto sul piano economico. Condivido anche la raccomandazione appunto a non guardare solo al breve periodo, perché se io guardo al breve periodo, è stato già richiamato dal dottor Bonaccorso, il petrolio oggi costa pochissimo. Il prodotto che noi, il Resurbis, produciamo dai rifiuti organici è un polimero biodegradabile, il polidrossiacanoato, che ha un'applicazione per bioplastiche biodegradabili. Uno dei nostri sforzi di questi anni è stato quello di portare il costo della produzione di questo biopolimero, proprio partendo da rifiuti, quindi avendo una risorsa a costo zero, addirittura negativo, a competere rispetto al mercato di una plastica di origine fossile. Quindi è chiaro che se io guardo soltanto al brevissimo periodo, oggi dico si riprende, vantaggio la produzione di plastiche tradizionali. Così come se guardo al brevissimo periodo, posso pensare che non ci sia più una distinzione tra plastiche biodegradabili e non biodegradabili per il monouso, perché il monouso è stato bandito a partire dal 2021, ma oggi certamente c'è in qualche maniera un'attenzione a usare il monouso come un presidio sicuro rispetto alla diffusione del virus. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di guardare su un periodo un po' più lungo e andare a guardare quindi a quelle che sono poi le implicazioni della nostra innovazione sull'implementare strategie che abbiamo visto ci sono in Europa. Noi abbiamo il vantaggio di avere già la nostra attività all'interno di strategie ben definite. Sono state richiamate le strategie della bioeconomia sia a livello europeo che nazionale, è stata richiamata l'economia circolare, richiamo anche la strategia europea della plastica che ci chiede per il 2030 che il 60% delle plastiche siano di fonte rinnovabile, come è nel caso specifico del progetto Resurbis, il polidrossi accanalato che viene dai rifiuti, e quindi certamente c'è già un cammino tracciato. Poi nella parte sulla consapevolezza delle persone, vorrei dire quanto questo cammino richieda poi anche una condivisione e una consapevolezza da parte delle persone, del pubblico. Aggiungo solo un'ultimissima cosa, cercando di stare nei tempi, e che a mio avviso è molto importante. Ci siamo resi conto, oltre che abbiamo bisogno di più scienza, anche che abbiamo tanto bisogno dello Stato. Abbiamo tanto bisogno della capacità di dirigere attraverso l'amministrazione pubblica il nostro tempo. Nessuno si scandalizza più che ci sia un forte sostegno al rilancio economico dalla parte dello Stato. Io credo che questo sia il momento in cui, appunto, oltre che rilanciare l'economia, dobbiamo chiedere a chi ci governa di orientare il rilancio dell'economia, di avere il coraggio di fare delle scelte che puntino appunto a usare questa come un'occasione anche per ripensare il modello di sviluppo. Faccio un esempio per tutto. Posso parlare poi nella seconda parte ancora degli aspetti regolamentari. Quando si parla di rifiuti, il ruolo dello Stato è fondamentale, perché c'è un aspetto regolamentare da sciogliere. La fine dello stato di rifiuto è il presupposto per poter produrre un prodotto, così come posso citare la Green Public Procurement come un mezzo per cui lo Stato abbia la visione per cui favorisce ad esempio l'utilizzo dei prodotti. Sì. Economia. Non so quanto oggi ho visto qualche domanda che dice le mascherine di prodotti biodegradabili, quello che si può fare oggi sì, però non lo metterei come un obbligo nel momento in cui siamo in difficoltà con la produzione di mascherine, ma certamente questa è una cosa che più nel lungo periodo è una delle tante cose che dovremmo cominciare a guardare con attenzione. Grazie. Grazie, io passo subito la parola al dottor Tesch. Non so come si pronunci, mi scuso fin da subito per la pronuncia e gli chiedo di veloce introduzione e anche a lui la stessa domanda, quindi quali sono le possibilità della bioeconomia per superare questa crisi? Sì, buongiorno a tutti, Michel Tesch per la precisione, rappresento Clariant. Tesch, sì, esatto. Si sente? Sì. Mi sentite? Sì, perfetto. Ok, grazie. Perfetto. Niente, rappresento la società Clariant, che l'amico Mario aveva già citato prima, l'azienda
Svizzera, che opera il campo della chimica prevalentemente sostenibile. Io mi occupo prevalentemente della finanza nella regione EMEA, Europa, Middle East, Africa, e come secondo lavoro, virgolette, rappresento Clariant in Italia con circa 500 dipendenti e 6 siti produttivi sul territorio qui in Italia. Dunque, ci ho riflettuto molto sulla domanda e prima, secondo me, potremmo essere davanti a un bivio, nel senso che da una parte, come ha detto l'amico Mario, abbiamo visto un crollo del petrolio che chiaramente potrebbe far venire delle tentazioni, no, di privilegiare poi l'energia fossile, quindi per la ripartenza. È chiaro, di fronte alla crisi che stiamo vivendo, ci sono legati molti aspetti economici, no? Anche la sopravvivenza poi delle aziende, quindi cosa succede poi nella fase 2 e 3, quindi con l'apertura e le prospettive economiche poi dei vari settori. Quindi con il prezzo del petrolio così basso, sicuramente potrebbe rilanciare l'economia in tanti settori, perché il costo è basso e la pressione sui costi sicuramente è molto alta, e quindi potrebbe far sì, quindi, che si dirotta, diciamo, il focus dai vari megatrend e dalla bioeconomia su questo aspetto. Quindi, come direbbe Trump, no? L'economia first, e quindi whatever it takes, quindi per far ripartire l'economia. Leggendo poi i giornali anche tedeschi, quindi sono anche discussioni, quindi se rimandare certi obiettivi legati all'Euro Deal, al Green Deal, agli obiettivi 2030-2050, perché in questo momento con la crisi e ci potrebbero poi altre priorità. Secondo me però i vari megatrend che abbiamo già citato prima rimangono comunque intatti e in atto. Comunque secondo me sono dei percorsi obbligatori e obbligati, e come diceva anche un collega, comunque parliamo di trend anche di medio-lungo termine e non di trend a brevi. Quindi, visto che abbiamo di fronte a noi una disruption, secondo me dobbiamo anche un po' dimenticare i vecchi schemi per affrontare questa crisi e questa disruption, e proprio pensare in maniera disruptive, e quindi fare anche dei reset radicali e anche delle scelte radicali che vanno poi nella direzione che i colleghi avevano accennato, quindi l'economia circolare, il digitale, quindi la bioeconomia per rilanciare l'economia. Poi in questo contesto, secondo me, potrebbe essere anche molto utile che i vari programmi economici che la Comune Europea e i vari paesi stanno lanciando per far partire l'economia, che questi vengono dirottati, focalizzati e puntati poi sui temi che abbiamo discusso fino adesso. Quindi un focus molto forte proprio su bioeconomia, quindi per dare la giusta direzione e creare posti di lavoro, occupazione e futura crescita in quei settori. Altro tema viene in mente è chiaramente la supply chain, quindi l'interruzione poi di certi flussi di merce, che potrebbe anche far sì che c'è un po' un tema di rimpatriare certi settori, certe attività nel proprio paese. Soprattutto si è visto che la supply chain ai tempi di Covid potrebbe essere molto fragile, può essere interrotta, e quindi è importante avere poi le risorse e gli acquisti proprio vicini e non lontani all'altra parte dell'oceano. Chiudo poi con l'esempio che aveva citato Mario. Quindi noi come Clariant abbiamo prodotto dei disinfettanti sulla base di bioetanolo, praticamente una partnership con l'azienda tedesca Crop Energies AG, che ha
l'impianto produttivo più grande in Europa per l'etanolo rinnovabile. E nel nostro sito produttivo a Gendorf, nel triangolo chimico bavarese, abbiamo prodotto una gran parte di 10.000 tonnellate previste per gli ospedali in Baviera. Un'azione simile è stata fatta a Tarragona, quindi in Spagna e Catalogna, anche lì per le autorità locali. E last but not least, informazione di ieri, abbiamo donato anche insieme alla Brenta, che è la Crop Energy SAG, degli disinfettanti poi alle forze armate svizzere. Ecco, spero di essere stati nei tempi previsti. Assolutamente, la ringrazio Tesh. Allora passo direttamente la parola al prossimo relatore della tavola rotonda, il professor Bonaldo dell'Università di Bologna, che ha portato avanti il progetto Tech Acqua, New Tech Acqua, mi sembra che si chiami il progetto, per parlarci di un altro settore della bioeconomia, che è quello dell'acquacultura, se non ricordo male. Professore? Sì, buongiorno, no, ricorda molto bene. Eccola. Salve a tutti, grazie per l'invito, molto interessanti gli interventi che mi hanno preceduto, molto stimolanti anche per poi quelle che sono le implicazioni di questa crisi su quello che è il settore dell'acquacoltura, che è il settore che insomma io seguo e di cui poi parlerò in questo giro di pareri. Io sì, sono docente del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna. Attualmente coordino questo progetto che si chiama New Tech Acqua, che è un progetto comunque appena partito, cominciato a gennaio, che vede coinvolti più importanti aziende europee dell'acquacoltura e che ha come scopo quello di sviluppare dei nuovi strumenti, tecnologie, metodologie sostenibili per lo sviluppo dell'acquacoltura europea. E, in questo primo intervento preferirei dare qualche dato così di contesto anche per stimolare magari chi ci ascolta poi a fare domande, poi magari qualche parere in più lo spendo negli interventi successivi. E, come diceva anche il professor Fava, pesca e acquacoltura hanno sofferto di questa crisi più di altri settori dell'agroalimentare, un po' per le caratteristiche del prodotto ittico, che è un prodotto che viene principalmente consumato al ristorante e che vede un consumo domestico molto ridotto rispetto al consumo, diciamo, fuori casa. È un prodotto molto deperibile, per cui non si presta alle spese settimanali a cui siamo obbligati in questo periodo. È un prodotto anche tendenzialmente costoso rispetto ad altri prodotti agro e non sempre semplice da preparare, mentre invece adesso fra una videoconferenza e l'altra siamo costretti così ad avere pronti alimenti in poco tempo da consumare, insomma, in questo lavoro da casa, che comunque lavoro sempre è, anzi in molti casi è anche più intenso di quello che si faceva prima del lockdown. Quindi ha sofferto molto, si parla di un calo del 30% di consumo a marzo. E le cose però molto interessanti che vengono fuori sono le differenze fra i vari ambiti, i vari settori e anche le provenienze di questo prodotto. Si potrebbe riassumere che ciò che è più sostenibile è anche più resiliente nel nostro settore, in quanto per esempio la pesca, diciamo, delle grandi marinerie che proviene da altri paesi, proprio anche per una incapacità a essere elastica, no? nel fornire alimento, è andata più in sofferenza, mentre invece un'acquacoltura più efficiente, più organizzata, abbiamo contatti con le ditte mangimistiche, con gli allevatori, per adesso non hanno visto dei cali drastici di mercato. E l'altro dato interessante che è emerso è che le filiere corte hanno impattato meglio la crisi, per cui l'acquacoltura italiana ha avuto un calo meno della metà dell'acquacoltura di importazione, da, per esempio, da Grecia o Turchia, per tutta una serie di motivi.
perché la logistica era più complessa, perché in alcuni casi sono state addirittura chiuse delle frontiere, insomma il confine con la Croazia era stato bloccato per alcune settimane, e quindi questa cosa ha fatto sì che il prodotto nazionale fosse come dire, più venduto, e quindi che non abbia risentito allo stesso modo di prodotti magari importati. E, c'è un altro elemento, poi magari faccio parlare chi poi mi parlerà dopo di me, che invece questo è a vantaggio del nostro settore, del prodotto ittico, che quello che sta succedendo adesso in lockdown, ma ci si aspetta possa accadere anche, possa continuare anche dopo, è una maggiore esigenza di disporre di alimenti healthy, come dire, di buona qualità nutrizionale, che non facciano ingrassare, light e quant'altro. Leggevo ieri l'intervista della Didi Orogel, che ha visto un aumento di vendite a marzo del 30% del prodotto congelato per consumatori diretti, con una prevalenza di prodotti, come dire, con ricchi di vitamine, sali minerali, molto magri, e questo per il pesce è già un dato di fatto. Quindi è un prodotto che in queste condizioni un po' particolari, ma con, come dire, una percezione che ci aspettiamo continui anche in fase 2 e poi a seguire, questo valore aggiunto del prodotto, come dire, di alto valore nutrizionale potrà essere un grande valore di rilancio per il settore nel prossimo futuro. Grazie professore, intanto ha dato una buona notizia in questo contesto, che è quello dell'acquacoltura italiana, che se non ha risentito fortemente questa crisi, diciamo comunque è sempre una notizia piacevole da sentire. Una serie di, insomma, di cose interessanti, specialmente di nuovo torniamo al packaging, quindi a tutto quello che è il confezionamento dei prodotti alimentari. Diciamo alla Didi Orogel di cominciare a imbustare dentro del bio-based packaging, è giusto Sofia? Poi ti lascio la parola. Utilizzando quindi del packaging basato su delle bioplastiche che hanno quindi una derivazione naturale, che siano compostabili e che spero siano prodotte in Italia, produciamo in Italia, non facciamo scappare, perché si è parlato prima di resilienza, si è parlato di filiera corta, si è parlato di produzioni che non ci sono in Italia, ma voglio dire, è storia, come mai non sono più queste aziende in Italia e come mai non si produce più in Italia, voglio dire, lo sappiamo tutti perché, è solo che per quanto riguarda il futuro, la produzione del futuro, bisogna cominciare a ripensare proprio il sistema economico e riportarlo in Italia, il sistema produttivo. Però lascio la parola alla dottoressa Mannelli, grazie Sofia per la partecipazione. Grazie, grazie mille Chiara, grazie al progetto BioVoice che mi ha invitato. Io, vivendo in campagna, tolgo il video, mi scuso, saluto, ma tolgo il video perché da noi le linee video e voce non riescono a essere supportate. Spero che mi sentiate. Quindi ringrazio per averci invitato. Io oggi sono stata invitata come Comitabia, in realtà, che è l'associazione indipendente no profit, che è la storica associazione italiana, se pensate che lavora dal 1985 nel settore della biomassa, ha lavorato per tanti anni sulle bioenergie, perché quelle erano il grande sviluppo, e da ormai 5-6 anni sta continuando a lavorare sulla bioeconomia, come era partita poi all'origine negli anni 80. Ha una derivazione fondamentalmente Enea, nel senso che sono tanti imprenditori, ma la strategia, i presidenti di solito sono Enea, in questo momento è Vito Pignatelli. E perché invece Chiara mi coinvolgeva come presidente dell'Associazione Italiana della Chimica Verde Bionet, di cui sono presidente da tanti anni, e faccio un breve cappello anche per Chimica Verde. Itabia è un socio di Chimica Verde, io sono consigliere all'interno del direttivo
come Chimica Verde, l'associazione che si occupa proprio di filiere che lavorano a ciclo corto di carbonio rinnovabile e sostenibile, quindi filiere sostenibile partite da un carbonio a ciclo corto. Facciamo parte di Spring, quindi saluto Mario, dal quale tra l'altro siamo anche nel comitato scientifico, e ieri Mario ho fatto il sondaggio che consiglio a tutti perché è un sondaggio molto interessante, è più principalmente legato alle imprese, di cui Mario ha parlato all'inizio, ma anche per noi associazioni è interessante svilupparlo, e quindi ringrazio Spring di averlo fatto e del lavoro che fa. La domanda che prima del packaging, su cui possiamo parlare a lungo, l'attuale contesto di crisi economica, quali sono le opportunità concrete? A me piace proprio ribaltarla e dire, modello di Kennedy, cosa si può fare per il paese. Mi piace dire che la bioeconomia circolare, ovvero questo paradigma sostenibile di produzioni e condotte e buone pratiche, finalmente avrà nella crisi lo slancio per dare quella che noi sosteniamo da anni, un'auspicata spallata all'economia lineare. Cioè, rivoltiamo la cosa. Che la bioeconomia sia pronta, lo ha detto splendidamente il professor Fava, lo ha detto Andrea Camia. Quindi abbiamo in questo momento in Italia, anzi poi il report risale a 2 anni fa, 2 milioni di lavori, 328 miliardi di fatturato, numeri importanti, cioè non è una situazione marginale da dire la crisi economica, ci saranno le opportunità per lo sviluppo. La bioeconomia c'è già. Dove stanno i problemi? Sono ovviamente... se vogliamo guardare anche il modello solo circolare, sono 147 miliardi di euro, cioè ci sono veramente volumi e opportunità. E se pensate che in fondo almeno a livello di Unione Europea, tutto è partito nel 2008 quando nell'Unione Europea è stato cominciato a dire c'è una crisi, non dobbiamo più importare materie prime, ci sono dei costi enormi, come si fa a sviluppare? Iniziamo a lavorare su del materiale rinnovabile, possibilmente meno costoso, ovviamente che non tolga spazio al food, e i risultati che abbiamo sono frutto di anni e anni di finanziamento alla ricerca e sviluppo, di cui il professor Fava è un grande aiuto per l'Italia stando nel board di Horizon, e anche il lavoro che io sono qui a presentare, per il quale sono stata chiamata, che è questo proprio un progetto Horizon Enabling, che è un progetto coordinato da Federunacom e che vede Itabia come coordinatori dell'aspetto scientifico, ha proprio come, tra l'altro, 16 partner su 13 paesi europei, quindi potete immaginare anche le difficoltà. 2 milioni di finanziamento per 3 anni di progetto, ma per fare cosa? Per dimostrare e facilitare la crescita della bioeconomia, ma per valorizzare tante materie prime. I colleghi prima di me hanno parlato di rifiuti e del ciclo dei rifiuti, il ciclo della sostanza organica dei rifiuti, delle opportunità. Io vorrei parlare di quelli che sono i sottoprodotti, cioè quei residui agricoli che possono, diciamo Dio piacendo, dato che la normativa già prima il professor Moione lo diceva, ancora diciamo abbiamo un po' di problemi, ma senza entrare nell'enorme novero dei problemi di burocrazia o altro su cui entreremo nelle domande successive. Ma noi come Itabia abbiamo visto e censito che in Italia ci sono 25 milioni di biomasse residuali potenzialmente disponibili. Sappiamo che il mercato è già molto aggredito, una parola forte, diciamo utilizzato, cioè molte sono già utilizzate, ma altre sono potenziali e sono disponibili. Si deve lavorare sull'aggregazione, si deve lavorare su molto. Ma questa fonte di ricchezza enorme che sono le biomasse, per chi lavora sui prodotti bio-based, su cui vuol fare mille filiere partano dalle biomasse. Chimica Verde è un esempio, ma il progetto Enabling lo dimostra attraverso la costruzione di un atlante delle migliori pratiche. Ogni paese ne ha presentati, ogni parte ne ha presentati molti, in Italia ne abbiamo presentato 12 e sono delle schede dettagliate presenti sul sito di Progetto Enabling, e oltretutto sono state legate anche alla grande strategia europea agricola del AP Agri, cioè della strategia europea sull'innovazione in agricoltura. E quindi tutti questi modelli sono andati come ultimo
passaggio dopo il progetto direttamente all'EBI Agri, quindi alla DG Agri della Commissione Europea, proprio come un'eredità, per come un modello. Con un modello da sviluppare, promuovere. E quindi io quello che dico sulla domanda quali sono le opportunità concrete, le opportunità ci sono, bisogna finalmente promuoverle, promuovere solo quelle sostenibili, perché la bioeconomia ha tantissime possibilità, ha sviluppato tantissime anche realtà, anche start-up, bisogna fare prodotti anche sostenibili economicamente, non solo ambientalmente, bisogna lavorare sulla parte sociale. Se pensate che ci sono oltre 400 esperti, si dice sempre nei comitati scientifici del Covid, negli anni, ma molte, molte più persone, associazioni, università, comitati scientifici hanno elaborato scenari sulla bioeconomia circolare, che dimostrano che valutando esternalità positive e negative, il valore è positivo della bioeconomia. Quindi in questo momento è solo da aspettare una fase politica e sperare che la politica, che in qualche modo ha rallentato tanto, quindi ha delle responsabilità perché ha rallentato tanto il settore, finalmente dia quel coraggio di avere quello slancio. E poi sulle prossime domande entreremo forse più nei dettagli. Grazie Chiara. Grazie a te Sofia. Non è tra i relatori diciamo anticipati nella tavola rotonda, ma vorrei sentire l'opinione anche del dottor Luca Andreassi, assessore del comune di Albano Laziale, giusto, che ha diciamo un punto di vista di un altro progetto europeo, Horizon 2020, che è il progetto Scalibur. Sì, buongiorno. Dottor Andreassi. Buongiorno, eccola. Mi sentite? Tutto a posto? Perfettamente. Buongiorno. Sì, io incidentalmente faccio anche l'assessore al comune di Albano Laziale, poi in realtà nella vita per guadagnare faccio il professore universitario di ingegneria all'Università di Tor Vergata e quindi ho mescolato queste due esperienze e grazie anche alla collaborazione dell'ANCI Lazio siamo riusciti ad introdurci in qualche progetto europeo di bioeconomia. In particolare il progetto Scalibur è un progetto che tra gli altri obiettivi si pone quello della definizione di nuovi modelli di business per le città attraverso il progressivo miglioramento del valore dei rifiuti organici urbani, quindi continuiamo anche in questo caso a parlare di rifiuti, potendo attraverso metodi abbastanza innovativi, credo di dover stare in due minuti, quindi insomma cercherò di essere il più sintetico possibile senza entrare nel dettaglio, di raggiungere e di ottenere dei bioprodotti ad alto valore aggiunto, come le bioplastiche, biopesticidi, eccetera. Questo diventa sicuramente un aspetto importante di valorizzazione di questi prodotti, ma io voglio sfruttare un altro secondo per dire che sempre insieme ad ANCI e sempre insieme al Comune di Albano siamo anche in un secondo progetto europeo che è Nomada, che anche questo ragiona sulla valorizzazione dei prodotti di lavorazione dei rifiuti organici urbani, in modo particolare relativamente al trattamento del digestato, al post-trattamento del digestato che proviene da digestori anaerobici per trasformarlo in un fertilizzante che sia di alta qualità per le aziende agricole. Insomma, tutto un discorso di bioeconomia molto importante che, ed è questo il punto che vorrei mettere sul tavolo, che si scontra, che cozza, soprattutto a livello europeo, ma anche a livello italiano, con una serie di normative che sono spesso differenti, passando da nazione a nazione, e che quando si concentrano sulla stessa nazione, per esempio in Italia, si trovano con una serie di scogli burocratici da dover affrontare enormi, quindi una omogeneizzazione della legislazione a livello europeo e una semplificazione a livello nazionale credo che potrebbero essere davvero un passo in avanti per il diciamo per un'accelerazione di questi processi di bioeconomia che tra l'altro in questo periodo di Covid-19 diventano ancora più vitali, nel senso vedere anche il Covid-19 per la bioeconomia come
un'opportunità oltre che un problema, io credo che davvero possa essere una soluzione, un intento. Mi taccio, grazie. Grazie, allora professore, non conoscevo la seconda metà della vita. Benissimo, grazie per il contributo. Io vorrei chiedere a Matteo Sabini, il mio collega, di provare un pochino a riassumere quanto è emerso dai partecipanti, che ci sono state tante domande. Ricordo quanto ha già scritto anche la collega Arianna Magni, che invece segue la regia di questo evento, che faremo rispondere comunque a tutte le domande, metteremo tutto sul forum che seguirà questo evento insieme, e però se Matteo cominci un pochino a buttare sì. giù qualche piccioletto di così, giusto per anche dare forma alle domande successive, che cercheremo comunque di rendere il più breve possibile, perché stiamo già andando fuori dai tempi che speravamo di riuscire a tenere, ma insomma è sempre molto difficile. Vai Matteo. Sì, allora, giusto innanzitutto voglio, diciamo, riassumere un commento fatto dalla dottoressa Bagni del Ministero della Salute, che è anche responsabile a livello centrale delle attività degli istituti zooprofilattici, perché si è parlato di l'ha detto il professor Bonardo, di alimenti healthy. La dottoressa rimarcava l'impegno degli istituti e di tutto il sistema sui controlli, non soltanto in tema coronavirus, ma anche sulle altre emergenze esistenti nel settore e delle attività che comunque gli istituti stanno facendo, e anche il Ministero della Salute. Passando ora a quelli che sono i commenti, provo brevemente a aggregarli in alcune, diciamo, linee di commento. La prima opportunità è quella dello sfruttamento dei residui e degli scarti non attualmente valorizzati, che possono poi portare alla creazione di filiere. Tra l'altro, filiere, si parla anche di recupero di filiere abbandonate. Pensiamo alla lavorazione della canapa, dell'ortica e altre filiere italiane, diciamo, storiche. Poi un'altra cosa emersa è la bioeconomia come opportunità per la produzione di dispositivi sanitari ecocompatibili. I vari commenti parlano anche della di questa crisi come un'opportunità di realizzare le politiche aziendali e i processi produttivi verso una maggiore sostenibilità che poi si riscontra anche in diversi settori. C'è chi suggerisce il packaging, di cui si è parlato, ma anche i combustibili e così via. Durante questa domanda molti, come anche i relatori, hanno già affrontato la seconda domanda, su quali potrebbero essere strumenti o cosa c'è bisogno di fare per mettere in campo queste opere. Se ne è parlato tanto, quindi non soltanto risorse economiche e investimenti, ma anche delle varie normative presenti, strategie, diciamo, anche di creazione di biodistretti e poi azioni che possano in qualche modo favorire la creazione delle nuove filiere. Quindi passerei di nuovo la parola a Chiara. Sì, per sì, sono qua. Scusa, fammi leggere velocemente la seconda domanda e passiamo anche alla terza. Facciamo un giro di tavolo unico. Quindi sì. Di cosa c'è bisogno per mettere in pratica queste opportunità e creare nuovi mercati? Ma anche, quindi, la terza domanda è necessario un cambiamento nello stile di vita dei consumatori? Questo, diciamo, un pochino è venuto fuori anche dal primo giro di tavolo. Sicuramente quello che è importante capire è quali sono gli strumenti necessari, come supportare la ricerca, l'impresa e anche poi i cittadini nel cambiamento, quindi, eventuale di uno stile di vita. Sicuramente la risposta più semplice è soldi, allora però diciamo che questi scarseggiano, cominciamo ricominciamo il giro. Io quasi quasi partirei da Sofia, facciamo il giro al contrario.
idee, Sofia. Chiara, posso pregarti di intervenire, perché io poi purtroppo vado un po' per le lunghe, scusami, e ho poi necessità di andare a fare lezione. Certo, allora scusa Sofia, lascio un attimo la parola a Pier Giuseppe. Allora vai Pier Giuseppe. Grazie, scusami per questa interferenza con le tue scelte. Assolutamente, vai. Allora, sarò brevissimo e dopodiché appunto mi scuso in anticipo, ma vi dovrò lasciare perché ho lezione. Secondo me gli ambiti a cui dobbiamo guardare per diciamo rispondere alle due, la seconda e la terza domanda, sono i seguenti. Allora, si può fare tanto. Non è vero che i soldi sono pochi, I soldi ci sono. Bisogna soltanto metterli sulle poste giuste e secondo me c'è la volontà politica di farlo, sia a livello europeo che a livello italiano. L'altro ieri il ministro Costa ricordava che per la prima volta nel DEF si fa riferimento esplicito all'economia circolare e questo riguarda la sezione 1 del DEF sul programma di stabilità. Se ve lo andate a guardare, è scaricabile in internet, a pagina 16 e 17 si fa riferimento all'economia circolare, che è una grande novità ed è un elemento, come dire, che ci dà grande speranza. E nella sezione 3, quella sul programma nazionale di riforma, ci sono una quantità enorme di riferimenti alla bioeconomia, all'economia circolare, alla sostenibilità, al climate change e così via. Quindi c'è questa volontà politica, i soldi ci sono, vanno messi sulle poste giuste, sia in quanto diciamo finanziamenti pubblici che finanziamenti privati. Per quanto riguarda il finanziamento privato, si fa sta crescendo l'attenzione sulla green finance, e questo è green bond, green finance e così via, e questo è un elemento di ulteriore rilevanza da considerare, perché anche in questo caso i soldi ci sono, solo che, come dire, ancora non vengono utilizzati a pieno, non c'è un potenziale, c'è qualche cortocircuito che blocca il meccanismo di trasmissione finanziario. Che cosa voglio dire? Cioè, sostanzialmente, pensate che Intesa San Paolo, molti di voi lo sapranno, ha stanziato un fondo per l'economia circolare di 5 miliardi di euro. Sono dei fondi che danno la possibilità a quegli imprenditori che hanno, diciamo, vogliono finanziare dei progetti imprenditoriali che ricadono nell'ambito dell'economia circolare, di avere delle agevolazioni. Ovviamente già abbiamo dei tassi di interesse molto molto bassi sui prestiti, con queste ulteriori agevolazioni il prestito diventa veramente vantaggioso. Bene, di questi 5 miliardi di euro messi a disposizione da Intesa San Paolo, hanno fino ad ora stanziato finanziamenti soltanto per 800 milioni di euro. Quindi evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Bisogna fare uno sforzo per connettere, come dire, il mondo imprenditoriale della bioeconomia e dell'economia circolare con la finanza verde. E su questo si sta lavorando a livello di governo, si sta lavorando a livello anche di istituti di credito. C'è una grande attenzione, non perché diciamo le banche sono a un certo punto diventate attente all'ambiente, forse anche per questo, ma credetemi, il vero motivo è che le banche, che poi alla fine tutelano gli interessi dei risparmiatori nel momento in cui prestano attenzione al modo in cui danno accesso al credito. Bene, gli istituti di credito hanno capito che gli investimenti imprenditoriali in bioeconomia circolare sono più resilienti, quindi hanno, come dire, una minore esposizione al rischio. E questo lo stiamo vedendo. Quindi non è buonismo, ma è, diciamo, economia, sono regole dell'economia. Poi la questione dei cambiamenti. Un'altra cosa importante, secondo me, che si può fare e sulla quale si sta lavorando. È il momento per dare un'accelerata alla trasformazione di quei cosiddetti SAD, i sussidi ambientalmente dannosi, in SAF. Non è il momento ovviamente per fare politiche restrittive, bisogna andare su politiche espansive, perché abbiamo un rischio di povertà che sfiora i 10 milioni di persone solo in Italia, si parla di mezzo miliardo di persone nel mondo, 150 milioni di persone in Europa. Insomma, la situazione non è quella per cui si possono togliere i sussidi, però
mantenendo, diciamo, l'impegno economico, si può trasformare un SAD in un SAF, cioè un sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio ambientalmente favorevole. Faccio un esempio: nessuno vuole, abbiamo dei sussidi sui mezzi pubblici per trasportare i bambini nelle scuole, nelle zone rurali. Nessuno vuole rinunciare a questo, che è una valenza sociale importante, soltanto che anziché finanziare il mezzo, il pullman scolastico a motore a combustione interna, quindi che va a petrolio, che va a benzina, finanziamo, trasformiamolo un SAD in un SAF, cioè finanziamo il mezzo pubblico per trasportare i bambini a scuola nelle zone rurali, che però viene alimentato con motori a trazione elettrica. Ecco, questo lo si può fare, non, come dire, non crei un elemento recessivo, però trasformi un sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio ambientalmente favorevole. Questi sono, diciamo, temi all'attenzione del governo e della ricerca e dei vari gruppi di studio e dei tavoli di lavoro che sono in questo momento, che stanno lavorando su questi temi, e sono ambiti su cui si sta molto lavorando. Due punti e poi chiudo sull'ultima domanda, la questione, diciamo, dei comportamenti dei consumatori. Secondo me dobbiamo, lo dicevo prima nel mio intervento precedente, la questione del comportamentale è fondamentale. Abbiamo avuto una prova che in pochissimo tempo si hanno degli impatti enormi sull'ambiente, cambiando i comportamenti. Ci sono due ambiti su cui voglio focalizzare l'attenzione di chi ci sta ascoltando, che sono questi. Uno, quello dei trasporti. È un ambito importantissimo. Noi abbiamo avuto un abbattimento del PM10 e PM2.5, soltanto che nel momento in cui riparte l'economia, se non si possono prendere i trasporti pubblici e non abbiamo creato delle infrastrutture per il microtrasporto, noi avremo un salto in avanti, uno schizzo pazzesco nei livelli di inquinamento delle nostre città. Quindi altro che effetti positivi, avremo degli effetti negativi enormi. Quindi questo è un tema che non possiamo sottovalutare. È un grande tema che ci deve indurre a ripensare le città. Io non sono un urbanista, però gli urbanisti si devono dare da fare. Bisogna iniziare a ripensare le città in maniera differente, perché la risposta non può essere al distanziamento sociale, che ognuno se ne va al lavoro con la propria macchina. Con la macchina. Altrimenti, certo, siamo a punto e da capo, anzi abbiamo fatto peggio. L'altro aspetto è quello dell'overconsumption. Qualcuno forse l'ha detto anche negli interventi precedenti. Possiamo tornare a essere parchi nel consumo, ma non significa ridurre il benessere. Attenzione, io non credo nella decrescita felice, perché quello che dicevo prima, stiamo vivendo una situazione in cui l'ambiente se ne avvantaggia, soltanto che noi stiamo male. Noi dobbiamo trovare il punto di conciliazione tra il benessere dell'individuo, però senza un modello insostenibile, un modello quindi sostenibile che però dia benessere. E sicuramente l'overconsumption, cioè consumare 3, 4, 5 volte di più di quello di cui abbiamo bisogno, è uno di quegli aspetti comportamentali su cui bisogna agire in tutti gli ambiti. Ed è il primo punto, ridurre è la prima cosa che dobbiamo fare. Poi andiamo progressivamente a sostituire con prodotti bio-based, i prodotti convenzionali e così via. Però la prima cosa che dobbiamo fare è ridurre. Ridurre. Vabbè, vediamo cosa dicono gli altri. Io vi lascio. Sofia, grazie. Sì, poi ti mandiamo le domande. Grazie tante. Grazie a te. Grazie, Chiara. Adotto la stessa situazione di prima. Di cosa c'è bisogno di mettere in pratica? Per come la penso io, intanto di una strategia a lungo termine ben articolata. Questo è stato detto un po' fin dall'inizio, che i nostri governi non vedano soltanto al minuto successivo, all'interesse successivo, ma abbiamo la necessità, ma anche per poter avere uno sviluppo industriale, uno sviluppo delle filiere, la costruzione è complessa. E quindi una strategia a lungo termine e ben articolata, con un piano organico e non misure random, sono necessarie. E questa strategia deve necessariamente coniugare economia, ambiente e società. Lo dicono i numeri. Anche recentemente la Fondazione Sviluppo Sostenibile ha detto 800.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi anni, se ci si muove in questo senso. Il secondo punto
è diffondere modelli vincenti. Io sono qui per il progetto Enabling e il progetto Enabling ha selezionato solo modelli vincenti sotto tutti gli aspetti della sostenibilità ambientale, economico e sociale. E quindi mettere in pratica i risultati e le risette, è un po' il discorso che dicevamo prima, i modelli ci sono, proviamo a applicarli e replicarli. I prodotti bio-based, dei prodotti in generale della bioeconomia, hanno un costo più alto. Cominciamo a mettere in piedi una serie di strumenti che permettono di abbassare i costi ai prodotti sostenibili e sul principio del chi inquina paghe, siano esse carbon tax, siano esse plastic tax, che già ho sentito, attenzione, forse non è più il caso di farla. La fiscalità ambientale è necessaria, la verifica delle esternalità positive e negative è necessaria, perché se non si applica sul prodotto, verrà poi pagata dall'intera comunità successivamente per le famose esternalità negative che ormai sono ben quantificabili. In questi giorni abbiamo sentito parlare di nuovi condoni edilizi, di mettere da parte il Green Deal europeo, il New Deal europeo. No, questo assolutamente no. E plaudo al ministro Costa che si sente poco, si sente troppo poco, ma nei giorni scorsi rispondendo nel parlamentare ha proprio detto che secondo lui, e quello cercherà di fare, cerca di fare, mi auguro che abbia forza per poterlo fare, i nuovi decreti che stiamo stanziando miliardi in questo momento, i nuovi decreti che stanziano miliardi devono avere la condizionalità green. In questo momento si deve ripartire, ripartire male o ripartire bene si impiegheranno gli stessi soldi, ma se ripartiamo bene risparmieremo in termini di futuro per tutti, di futuro per noi, per le nuove generazioni, quindi in un futuro di sviluppo sostenibile. E altre due cose e chiudo, tra l'altro il ministro Costa ha anche ricordato che proprio nei giorni scorsi era appena stato presentato il PNIEC, cioè il nuovo piano per l'energia, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dove si è presentato a Bruxelles e si doveva costruire e andare avanti molto. Chiudo dicendo semplificazione, minore burocratizzazione. 2 anni per avere 2 decreti end of waste, pannolini e pneumatici, è un po' troppo, così come un fondo Kyoto che va sbloccato, una cabina di regia tra ministeri. E poi scusate, recentemente la professoressa Capo ha parlato di rose quadrate. Cosa sono le rose quadrate? Donne gentili e determinate. Pochissime sono le donne in questo momento nei comitati scientifici. È sostenibilità anche questa? Se penso proprio di sì. Per rispondere all'ultima domanda, dove mi rendo conto non ci sarà più il tempo, io credo che serva un'educazione ambientale nelle scuole, formazione e informazione, anche qui una riduzione della fiscalità dei comportamenti virtuosi, bisogna incentivare. E poi vediamo anche di dare segnali, i giovani ci danno segnali di grande interesse e proprio il 2 aprile, nella giornata della Terra, i ragazzi del Friday for Future hanno redatto una lettera firmata da molti scienziati, per Chimica Verde l'ha firmata il professor Luigi Campanella, per chiedere al governo di ascoltare le proposte del mondo scientifico e ascoltiamoli. Lo chiudo con la loro frase, hanno detto: cari Italia, la soluzione esiste già, l'uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita. Credo che sia, non ci sia miglior conclusione. Grazie a tutti, buona, continuo a seguire gli altri colleghi. Grazie Sofia. Chiedo al professor Bonatti. Pronto? Professor Bonaldo? Cioè, ah sì, chiedo scusa, non avevo sentito il mio nome. Volevo raccontare questa cosa molto brevemente. Ci siamo riuniti fra partner di questo progetto che vi ho già citato, New Tech Aqua, per un risk assessment rispetto al coronavirus. Abbiamo un po' riflettuto sulle attività che sono previste a progetto, che come dicevo prima sono appena partite. E ci ha molto colpito notare che tutto ciò che noi abbiamo previsto per aumentare la sostenibilità e la produttività dell'acquacoltura, in questo contesto, per esempio, così particolare, si traducono anche in una maggiore resilienza del nostro settore rispetto magari a un'emergenza così inaspettata come il coronavirus. Faccio degli esempi, abbiamo previsto il recupero di scarti, di lavorazione per produrre degli zero waste feed per l'acquacoltura,
pensare a della local fish farming in alcune aree utilizzando acquaponica. Abbiamo pensato a aumentare la valorizzazione degli scarti di lavorazione dello sfilettato con nuovi sistemi per aumentare la conservabilità, con sistemi a basso impatto energetico, quindi ad alta sostenibilità. Ecco, tutte queste cose applicate al contesto di oggi, ma anche al contesto di fra qualche mese, sono chiaramente in modo parziale per quanto possa essere, però delle risposte già in essere a sostenere il settore, a rispondere a questa condizione così particolare. È vero che poi le leve vanno un pochettino, come dire, tirate a seconda di esigenze un po' più particolari e un po' più di circostanza. Adesso il problema del mio settore è convincere i consumatori a mangiare pesce a casa. Quindi si parlava prima del packaging, bisogna sviluppare prodotti confezionati con una lunga shelf life, e però con prodotti bio-based, quindi non può aumentare l'ingresso di plastica in casa solo per il fatto che noi dobbiamo convincere i consumatori a mangiare pesce nelle proprie abitazioni. E dobbiamo avere dei sistemi di aumento di shelf life che siano anche questi sostenibili. E dall'altra però dobbiamo anche gratificare i nostri consumatori, per cui produrre dei ready to cook, dei prodotti comunque in grado di, come dire, anche rendere dal punto di vista sensoriale il prodotto ittico interessante. E in questo c'è anche la qualità del prodotto, e la qualità del prodotto non vuol dire solo qualità nutrizionale, vuol dire anche l'origine. Per cui un prodotto più locale, più nazionale, vedo su Facebook iniziative straordinarie di produttori che inviano nelle case questi contenitori con pesce già pulito, già con alcune ricette proposte, tenendo conto del sostegno dei piccoli pescatori. Ecco, tutte queste iniziative, pensate magari per filiere a chilometro zero, per un aumento della sostenibilità, sono potenzialmente già risposte a questo contesto. E quindi sono potenzialmente risposte a qualsiasi, o meglio, a molte di quelle possono essere i cambi socio-economici che noi vedremo accadere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie, grazie professore. Chiederei al dottor Tesh, che vedo ancora online con noi. Sì, ci sono. Ecco. Ci sono, eccomi. Grazie. Qua. Sì. Niente, vuoi aggiungere? Che ci vuole allineamento sicuramente dalle istituzioni, aziende, consumatori e anche investitori, che tutti possono rimare nella stessa direzione. Faccio esempio della elettromobilità, quindi se non abbiamo le colonnine di ricarica, quindi vuol dire mancano le infrastrutture, il progetto ovviamente non vola. Se l'azienda non riesce a produrre gli automobili elettrici in maniera economica con un certo margine, probabilmente non lo fa. Il consumatore, se poi vede che la macchina elettrica costa troppo, oppure la corrente che deve mettere gli costa troppo, probabilmente va su un modello tradizionale. Quindi tutto questo processo, quindi, va allineato. Bisogna poi non solo introdurre dei sistemi sanzionatori, quindi, ma anche degli incentivi, essere un push e un pull, quindi per poi spostare l'ago dalla bilancia da una parte all'altra. Penso noi tutti possiamo fare singolarmente tanto, se solo ogni volta quando agiamo ci ricordiamo delle tre R, quindi ridurre, riutilizzare, riciclare. Quindi questo è un po' come massima del nostro comportamento, probabilmente anche una delle lezioni imparate dopo il coronavirus, e tutti siamo a casa, non usiamo la macchina, non andiamo in ufficio. Quando riapriamo, probabilmente tante aziende manterranno il tema dello smart working, probabilmente non per avvenire lavorativi durante il mese, probabilmente uno o due giorni durante la settimana. Vuol dire già che tutta questa gente non si sposta più in macchina e quindi va a lavorare, ma sta a casa, quindi con un impatto positivo sull'ambiente.
Poi penso anche le aziende possono fare molto, fare la formazione, quindi ovviamente dei chimici colleghi nel settore, quindi andando alle scuole e poi spiegare quindi gli aspetti dell'economia circolare e i principi di base chimici per una bioeconomia sostenibile. Last but not least, secondo me, dobbiamo allineare quindi il comportamento con le infrastrutture. Faccio sempre grandissimo e poi chiudo. Quando vado sul naviglio qui a Milano, ad Arsena, vedo 3 bidoni per tutta l'aria, quindi chiaro, la sera quando c'è la movida, quindi ci sono tutte le bottiglie fuori, se non ci sono infrastrutture, quindi secondo me con i nostri comportamenti abbiamo qualche difficoltà. Grazie. Grazie. Professor Maione, cosa ci dice? Quali sono le idee? Sì, ho capito che prima si sentiva poco, mi avvicino il più possibile, spero che vada meglio. Si sente bene adesso, sì. Mi sono proprio messo proprio accanto. Allora, la prima domanda riguarda cosa serve. Vorrei rimanere sul mio settore, che è quello dei rifiuti, precisando peraltro che ovviamente sono ben consapevole che la bioeconomia è molto di più. Non è tanto cosa i rifiuti rappresentano la bioeconomia, ma quanto la bioeconomia può aiutare a risolvere un problema che è quello dei rifiuti. E quello che noi proponiamo può essere esteso anche agli scarti di origine agricola e agroindustriale, e la nostra attenzione è stata focalizzata sui rifiuti esclusivamente perché questo chiedeva, diciamo, la call europea a cui abbiamo risposto. Ma detto questo, diciamo, per capirci, non ho dato prima alcuna dimensione, noi abbiamo esaminato questi cluster territoriali parlando del più piccolo, che è la provincia di Trento, dove ci sono circa 500.000 abitanti. Una filiera di valorizzazione dei rifiuti in bioplastiche può portare a formulare 1.000 tonnellate di polimero all'anno con un, diciamo, ricavo tra i 5 e gli 8 milioni di euro, continuando a produrre il compost e il biogas che non vengono, diciamo, cancellati da questa filiera, e quindi continuando anche una ricircolazione del carbonio verso il suolo e anche una produzione di bioenergia. Quindi sicuramente delle soluzioni che possono essere interessanti, che estese, che so, una città come Barcellona possono portare a 8.500 tonnellate l'anno, che replicate su 80-100 siti a scala europea potrebbero portare, diciamo, a dei ricavi che sono nell'intorno tra i 500 e gli 800 milioni di euro. Questo per dare qualche numero, diciamo, sulle dimensioni di quello di cui stiamo parlando. Quindi è sicuramente una gamba, non l'unica, non la principale, di uno sviluppo della bioeconomia che include peraltro processi biologici. Ho molto apprezzato il fatto che il dottor Camilla abbia citato tra i settori della bioeconomia anche l'uso dei processi e non solo l'uso delle biomasse. Il processo biologico è una parte fondativa anch'essa dell'uso della bioeconomia. Allora, che cosa serve se noi trattiamo con rifiuti? Serve, l'avevo introdotta, è stato ripreso anche dalla dottoressa Mannelli, serve che la regolamentazione diventi più snella, più agile, che questo famoso stato di fine rifiuto che consente di utilizzare un bioprodotto ottenuto da uno scarto classificato come rifiuto avvenga più rapidamente e sia anche più poi diffusa sul piano europeo. Esiste una necessità di accompagnare a questo un'adeguata certificazione e standardizzazione delle procedure, perché ogni nuovo prodotto, soprattutto che viene da una filiera così attenzionata come quella dei rifiuti, richiede che ci sia un lavoro in parallelo su questa questione. E peraltro ho avuto una domanda e ne approfitto. Bisogna ovviamente fare attenzione, e questo potrebbe diventare un problema ancora maggiore col coronavirus, al fatto che se io tratto una matrice di scarto potrebbe contenere dei contaminanti che riflettono la sua origine. E quindi, ad esempio, nel nostro progetto noi abbiamo avuto grande attenzione a questo aspetto e abbiamo esaminato proprio la presenza, lavorando su matrici reali, abbiamo esaminato la presenza di contaminanti che possono essere residuali nel prodotto finale, con risultati molto confortanti, perché tutti ampiamente al di sotto dei limiti. Però certamente quando parliamo di economia circolare, quando nell'economia circolare includiamo i rifiuti, dobbiamo avere grande attenzione a quello che è l'aspetto della contaminazione possibile, la circolazione dei contaminanti.
L'altro aspetto che sicuramente serve è quello che stiamo creando delle filiere totalmente nuove, perché appunto oggi l'azienda che si occupa di rifiuti non, diciamo, ha una filiera che arriva dalla collocazione sul mercato di prodotti articolati, ha una collocazione direttamente sul mercato energetico o come compost, ma ovviamente parlando di bioplastica la filiera si allunga e dobbiamo far parlare le diverse filiere tecnologiche di quelli che sono i trasformatori del polimero in plastica, di quello che è poi l'utilizzo finale. Ma i progetti europei servono proprio a questo, a mettere insieme soggetti differenti e a farli dialogare. Quindi questo è però certamente un aspetto fondamentale. Sì. Vengo alla questione del pubblico, cioè consumatori. Diciamo, personalmente ritengo che noi dovremmo avere come scenario quello di non chiedere dei cambiamenti eccessivamente importanti a quelle che sono poi le abitudini dei consumatori, se vogliamo avere una carta in più. Ovviamente bisogna lavorare sulla consapevolezza, e questa consapevolezza in parte esiste, però io non sono totalmente ottimista sul fatto che tutto quello che ci stiamo dicendo sia così radicato nell'opinione pubblica, e quello che il messaggio che oggi questa crisi ci costringe a ripensare allo sviluppo è tutto sul tavolo. Allora, se io guardo, che so, lo faccio ragionamento proprio da semplice cittadino consumatore, se guarda la pubblicità, fino a 2 mesi fa tantissima pubblicità è puntata sull'aspetto della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi. Oggi torniamo alla vita che avevamo prima, cioè noi abbiamo una fortissima tendenza a presentare oggi questo periodo con la sicurezza che i prodotti a cui eravamo abituati rimarranno gli stessi e presto torneremo alla nostra vita di prima. Quindi io penso, Prodotti e abitudini. Quindi io penso che ci sia del lavoro da fare su questo, che non lo dobbiamo dare per scontato. Per questo poi iniziative come queste sono più che lodevoli, ma in generale, ecco, non darei per scontato che il messaggio sia quello che cambieremo tutto, perché c'è anche un messaggio difensivo. D'altra parte la consapevolezza è fondamentale. Noi abbiamo investigato la propensione dei pre-virus, la propensione dei consumatori verso i bioprodotti da rifiuti, abbiamo trovato una buona sensibilità e una buona disponibilità, un po' di confusione sulle bioplastiche, e quindi io penso che sono d'accordo con il collega che mi ha preceduto, che dice abbiamo anche mostrato che la gente si è motivata e disposta ad accettare grandi cambiamenti. Quindi non sto dicendo che non possiamo proporre anche grandi cambiamenti, ma solo che deve essere fatto veramente un lavoro capillare di informazione e di incremento della consapevolezza, che se oggi introduciamo dei grandi cambiamenti nel modello di sviluppo stiamo risolvendo non solo questa crisi, ma stiamo risolvendo anche le prossime, quelle che ancora non sono arrivate, ma arriveranno. E credo che questo sia veramente il punto chiave su cui possiamo e dobbiamo lavorare. Bene, va bene, vedremo, professore. Io con questo vorrei provare a concludere, ringrazio quindi i relatori della tavola rotonda, con i relatori invece dell'introduzione, partendo dal dottor Camia, che mi sembra che sia ancora online con noi, sì, è qua, per provare un attimo a tirare un pochino le somme, a vedere se ci sono state già delle idee. Ribadisco che tutto quello che è arrivato online lo processeremo, quindi risponderemo e metteremo tutto quanto sul forum. Manderemo un'email per, diciamo, spiegare e tenere fortemente attivo questa discussione e portare poi a delle idee eventualmente interessanti per governo, commissione, professori, scienza, ricerca, industria, eccetera. Grazie. Camia è con noi, giusto? Sì, sono qua. E dunque, brevissimamente, io credo che si possa dire, a me è piaciuto molto il concetto di guardare a lungo termine. Insomma, è il momento veramente, siamo molto presi da questa crisi pandemica, ma veramente è il momento di considerare anche che ci sono, gli altri problemi sono ancora sul tappeto, ci sono tutti, e quindi nel momento in cui si imposta la ripresa, bisogna vedere
pensare bene al percorso che vogliamo fare, l'attenzione alla sostenibilità è tutto. Il pianeta ci ha lasciato un momento di respiro, o meglio, diversamente. Al contrario. Ha fatto in modo che gli dessimo un po' di respiro, perché ci ha bloccato, il pianeta ci ha bloccato, Gaia ci ha bloccato. Abbiamo visto che quindi il pianeta ha ripreso a respirare, dobbiamo riprendere le nostre attività con la nuova ottica, quindi fare in modo che le cose cambino dal meglio. Ecco, questa è una brevissima conclusione morale della discussione. Certo, assolutamente, grazie. Professor Fava? Chiara, giusto per, sì. Scusate l'intervento, giusto per ricordare ai partecipanti che abbiamo aperto la domanda su quali sono le azioni e i prossimi passi da intraprendere. Diciamo, poi ok, la discussione continuerà anche nel forum, però intanto sì. Hanno qui la possibilità di dare i loro contributi. Assolutamente. Eccolo, lo vedo il professore. Grazie molte. Sarò breve anch'io. Veramente preziosissimo questo appuntamento di oggi, non ultimo per il fatto che diceva il professor Maione, c'è bisogno veramente di anche comunicare, far conoscere ai consumatori, ma anche ai nostri giovani e così via. Ma è stato preziosissimo anche per gli stimoli che sono arrivati, di cui faremo tesoro, e anch'io nel mio ruolo al servizio diciamo del nostro paese, volentieri, ne farò il massimo uso. Io credo che ci siano due o tre messaggi molto importanti che condenso. Il ruolo dello Stato, diceva Mauro, il professor Maione, che poi è stato ripreso da altri, lo vediamo, è molto importante. È cruciale ed è stato probabilmente un po' anche rivalorizzato. Avrà un ruolo molto importante quello che farà, abbiamo problemi di normative da tanto tempo, li abbiamo, è stato un argomento ripreso da più, potremmo pensare a incentivi, la burocrazia che è associata è troppo complessa, finanziamenti certo ci possono essere, ma giustamente devono essere ponderati al contesto e molto ben giustificati. Serve a questi livelli una governance molto efficace. Una governance molto efficace è quello che serve, secondo me, perché questo sia, perché il nostro Stato abbia quindi una strategia molto netta, molto forte, che ci sia un legame, come si sta cercando di comporre in questi giorni, con fatiche notevoli, naturalmente, tra tutti gli attori, no? Dai produttori, da chi fa ricerca, da chi appunto rappresenta lo Stato, inteso centrale, inteso regionale. Ci vuole questo secondo me è ciò che può garantire una transizione, una ripresa che abbia nel medio-lungo termine, come è stato detto, la possibilità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Questo è difficilissimo nel nostro paese. Nel nostro paese è molto difficile avere una governance che metta tutti assieme, è difficilissimo perché siamo abituati a sistemi frammentati. Si parlava della strategia sulla bioeconomia, 4 ministeri, le 21 regioni, è un lavoro difficilissimo che siamo riusciti a fare ma con una fatica notevole. Invece adesso, in questo momento, è proprio indispensabile perché altrimenti il salto di cui abbiamo parlato, di cui siamo convinti perché ci sono tutte le evidenze, non si riuscirà a fare facilmente. Questo credo che sia l'aspetto più importante da mettere in campo. Poi ci sono ovviamente suggerimenti tanti, preziosissimi. Grazie. Grazie Fabio. Speriamo insomma di poter continuare a contribuire, logicamente mi fa piacere passare la parola a Mario Bonaccorso che ha coorganizzato insieme a noi questo evento e insomma e quindi poi dopo queste 2 ore di chiacchierata molto intensa sicuramente ti dare qualche fila anche tu, mi fa molto piacere passarti la parola. Sì, grazie Chiara e grazie a
tutti voi che avete organizzato questo evento, anch'io mi associo ai giudizi estremamente positivi, credo sia stato un momento davvero molto utile per tutti. Non voglio rubare molto tempo, consentitemi quindi di finire con uno slogan, se volete. Insomma, noi sappiamo che l'Italia può ripartire, l'Italia riparte dalla bioeconomia circolare. Insomma, abbiamo visto anche oggi, ci sono tutti gli elementi, abbiamo una ricerca eccellente, abbiamo delle imprese innovative, molte start-up. Serve oggi creare quelle condizioni di sistema che davvero permettano di andare avanti, perché è stato citato il tema end of waste, è stato citato il tema anche della comunicazione, della divulgazione, insomma tutti elementi molto importanti. Io ricordo sempre quello che l'ex commissario Moeda ci dichiarò al momento del primo Bioeconomy Investment Summit, no? Altro tema di investimenti importante, quindi fondi di venture, non solo, noi abbiamo dei modelli in Italia che potrebbero essere applicati anche nel campo della bioeconomia circolare, con Cassa Depositi e Prestiti e FEI che hanno creato dei fondi poi aperti agli investitori privati. Allora davvero noi sappiamo che la bioeconomia non è una nicchia, che la bioeconomia può e deve diventare una norma. Credo che insomma molti spunti, molte domande sono molto centrate e sono sicuramente, lo saranno per il cluster, una base per continuare la propria azione. Faccio anche un po' di proselitismo, insomma il cluster oggi è davvero, è sempre di più, vuole essere la casa della chimica verde, della bioeconomia circolare. Tutti insieme possiamo davvero spingere affinché sempre di più la bioeconomia circolare, i temi della sostenibilità diventano realtà nel nostro paese e in Europa. Quando mettiamo lo stesso periodo. Va bene, ti ringrazio Mario. Io vorrei ringraziare tutti i partecipanti, ringraziare tutti i relatori, ringraziare i colleghi che hanno aiutato in questa nell'organizzazione, ma specialmente nella gestione di questa mattinata. Matteo, vuoi tirare qualche altra somma rispetto a qualche altro intervento che è arrivato online? Allora, ecco, sì, diciamo che ci sono stati dei richiami per quanto riguarda le azioni su attività di educazione e formazione, oppure campagne di sensibilizzazione, ma anche tanta richiesta per quanto riguarda delle azioni coordinate a livello statale o comunque a livello di policy maker per poter favorire lo sviluppo della bioeconomia, non soltanto con investimenti, ma anche a livello legislativo. Quindi io direi che ci impegniamo nel più breve tempo possibile nel processare tutti i vostri contributi e poi nel mettere tutto online nel link che troverete, vi diremo subito le slide, e troverete un link a un forum dove poi saranno caricati i vari materiali. Vi ringrazio anch'io da parte mia e vi ricordo che troverete poi anche la registrazione disponibile. Sì, io direi che vi invitiamo tutti a continuare a seguire il progetto BioVoices, perché fa tantissima informazione su quello che è la bioeconomia e su quello che sono i bio-based products, quindi i prodotti bio-based, e quindi continueremo in questa attività. E se troveremo spazio per nuove iniziative per poter proseguire insomma su questo filone, lo faremo molto volentieri, anche con il supporto di tutti quelli che ci hanno raggiunto oggi e specialmente di tutti i relatori, che ringrazio di nuovo per la disponibilità. È sempre molto difficile queste comunicazioni comunque, ma vedo che danno buoni frutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Di nuovo. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Vi auguro, sono grazie. Tanti, per andiamo avanti. Grazie a tutti.